Un caro saluto a tutti gli amici di General Surgery Update e benvenuti a tutti per questo secondo tempo della classroom organizzata dalla scuola di chirurgia della parete addominale Delicious dedicata all'addome complesso. Ci ritroviamo logicamente con i nostri soliti compagni di cordata. Che ripresento Francesco Gossetti, eh, già lo conoscete dal precedente eh, collegamento. Eh, abbiamo Luca Fattori da Monza e Pierluigi Ipponi da Firenze. Allora, questa seconda parte è dedicata, come già vi avevamo detto, all'esposizione di casi clinici, alla discussione insieme. Eh, questo proprio per calare nel pratico. Eh, quello che ci siamo detti dal punto di vista così teorico sul dome complesso. E, abbiamo cinque bei casi in più eh, eh, se vi ricordate la precedente, eh, nella precedente occasione Osvaldo Chiara, il professor Chiara aveva un po' così posto la problematica sulla leicità o meno di un posizionamento di una protesi, di un approccio chirurgico e mi ha promesso che dopo le 18 si collegherà per dirci un po' come sta andando il caso clinico e per darci dei raguagli eh, sul, sulla situazione, vedere un po' come, come si comporta eh, la riparazione della parete. Comun comunque comincerei subito eh, col primo caso clinico, darei la parola a Lucio Taglietti. Eh, chirurgo presso la chirurgia generale dell'ospedale eh, di Esine eh, ci presenta un caso clinico molto interessante e come suoi collaboratori eh, citiamo anche la dottoressa Federica Gabella che è la specializzanda che ha aiutato il dottor eh, Taglietti e Gian Faini che è il chirurgo plastico coinvolto in, questa, in questo caso clinico allora se la regia dà la parola al dottor Taglietti possiamo cominciare con l'illustrazione del caso clinico. Se non volete, qualcuno dire qualcosina? Beh. Diamo la parola al dottor Taglietti. Buongiorno a tutti, grazie per l'occasione che mi è stata data di presentare questo caso, di condividerlo con voi e ringrazio anche i collaboratori. Eh, che hanno eh, lavorato con me, la, la dottoressa Gabella, la specializzando, come è stato detto, il dottor Giampaolo Faini, che è un chirurgo plastico che eh, fa parte eh, della nostra equipe a, a tempo pieno, e questo costituisce, secondo me, un, eh, un plus della, della nostra unità operativa, soprattutto in questo campo. Parliamo di un'ernia ombelicale, ma di un'ernia ombelicale un po' particolare come vedremo, eh, come vedremo eh, subito. Eh, allora, non riesco a passare la diapositiva successiva. Passo a sinistra, le compare la freccetta un po' cliccare ah, ok con la freccetta ok grazie allora si tratta di una donna di una donna di 85 anni che Aveva come eh, anamnesi patologica remota un'ipertensione arteriosa eh, modesta in terapia con bisoprololo, un penfigoide che era curato dall'immunologo con una terapia cortisonica importante, prednisone 2 compresse da 25 mg al giorno e una scoliosi rachide dorsale che comportava una discreta deformazione del, del tronco. Eh, questa donna si è presentata a noi per la comparsa di una tumefazione umbilicale eh, a detta sua da alcuni anni. Eh, non ha specificato quanti, secondo noi, come vedete anche dalle immagini, eh, non pochi anni. E Secondo la, secondo la paziente, eh, questa tumefazione era andata pian piano ingrossandosi negli ultimi mesi, causandole dolori addominali e delle crisi subocclusive. Dal punto di vista dei parametri vitali non vi erano notizie particolari, una pressione normale, una frequenza cardiaca normale. All'esame obiettivo si presentava un addome trattabile in cui spiccava una voluminosa tumefazione di tipo erniario, mediano, più, eh, mediano e paramediano destro, sia sopra e sotto ombelicale, eh, non riducibile per il volume della tumefazione che causava una perdita di diritto di omicidio in addome eh, e la Dimensioni della tumefazione erano tali da non consentire una corretta valutazione della portia erniaria, non si riusciva a palpare esattamente il confine tra la massa eh, erniaria e la parete addominale. La cute eh, sovrastante alla tumefazione era molto poco trofica e ulcerata in alcuni punti e in più vi era una tumefazione sottocutanea voluminosa eh, di difficile eh, eh, identificazione. Questa è, è, è l'immagine. Vedete che l'ombelico praticamente non è più visibile, vi è un'ampia sofferenza vascolare cutanea che in alcuni punti è esitata in un'ampia ulcerazione e vedete eh, in alto a sinistra una, una tumefazione di circa 8 cm sottocutanea di consistenza pastosa. E qui vedete un'altra immagine. La... La donna, come detto, su, mh, riferiva un aumento negli ultimi mesi della tumefazione, ma mh, pensiamo che la tumefazione eh, sia iniziata parecchi, parecchi anni prima. E ci si chiede sempre in questi casi cosa porta un giorno una paziente che non è mai andata dal medico a presentarsi e, 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 e a decidere che quello è il momento per andare eh, in, in ospedale e, e, farsi, e farsi vedere. E dal punto di vista degli esami ematici niente di particolare, l'emocromo nella norma, la coagulazione nella norma, eh, funzionalità normale, funzionalità renale normale così come la funzionalità epatica, niente da segnalare da questo, da questo punto di vista. Eh, abbiamo quindi fatto un ATTAC, il referto dell'ATTAC parla di una, eh, questo è il referto scritto dal radiologo, voluminosa ernia addominale anteriore in sede paramediana destra, con una porta erniaria di 6,5 cm ed erniazione dell'ultima ansa ideale del colon destro, di due terzi del colon trasverso e eh, anse ileali, senza segni di, di sofferenza ischemica. Superficialmente la sacca erniaria, in sede laterale destra, presenza di formazione ovalare, margini netti regolari, con densità sovraliquida di 8,6 x 5 cm, che era quella tumefazione visibile e palpabile che abbiamo visto. Qui eh, vediamo le immagini della TAC. Vedete come dalla zona sovraumbilicale si estrinseca la neformazione, l'ernia che contiene eh, il colon ascendente, il cieco, il colon trasverso e anse ileali. Eh, vediamo qua nella proiezione sagittale eh, ancora il, il difetto erniario l'ampio contenuto l'abbondante contenuto intestinale senza tuttavia segni di sofferenza dal punto di vista qui in un'immagine la la, la la porta erniaria mh, dal punto di vista mh, laterale latero laterale era valutabile in, in 7 centimetri circa quindi abbiamo un'ampia eh, un'ampia Massa erniaria, eh, ma la porta erniaria tutto sommato alla TAC sembra minore di quanto si poteva pensare ad un primo, ad un primo esame clinico, e, e più o meno 7,5 cm anche in senso eh, cranio-caudiale, le, le dimensioni della, della porta erniaria. E quindi una paziente di 85 anni in condizioni generali: mh, Discrete l'anestesista la classificata come ASA 3, eh, da segnalare, però, la terapia steroidea. Eh, abbiamo concordato con l'immunologo che la seguiva di ridurre il cortisone progressivamente fino ad arrivare ad, un, ad una mezza compressa 12,5 mg al giorno. L'immunologo ci ha sconsigliato di scendere sotto, questa, sotto questo dosaggio. Eh, l'estesa sofferenza cutanea e le aree ulcerate che chiaramente andavano a incidere con l'incisione chirurgica eh, e quindi condizionavano la scelta dell'incisione chirurgica, la perdita del diritto di domicilio in addome e quindi la possibilità di eh, ripristinare la continuità della parete addominale e, e, e qui quindi si sviluppavano le, le varie possibilità terapeutiche. E poi quella neoformazione sottocutanea presente nell'area del, della parrocele, le cui caratteristiche all'ATTAC sembravano tuttavia di, eh, di benignità. E a questo punto ci siamo confrontati con il nostro chirurgo plastico e, e abbiamo deciso di affrontare eh, l'intervento facendo un'incisione eh, simile a quella che si fa per l'addomino plastica, quindi un'incisione a losanga eh, orizzontale che comprendesse tutta l'area soff cutanea sofferente e anche la neoformazione. E poi di procedere eh, all'apertura della, della parete addominale e eh, dall'apertura ad della parete addominale ci eravamo preparati ad un intervento di RIVSTOP-PA, ma con la possibilità anche eventualmente di passare ad una TAR qualora. Eh, si, si, fosse, si fosse reso necessario. Le dimensioni della, della porta erniaria all'attacco erano minori rispetto a quanto si sarebbe potuto pensare. Quello che ci preoccupava un po' era il, il, volume, il volume erniato. In realtà, poi, come vedremo nelle, nelle fotografie. Eh, è stato sufficiente alla ripstoppa nel senso che siamo riusciti a chiudere la fascia, la fascia posteriore senza tensione a posizionare la rete eh, senza la necessità quindi di spingereci alla sezione delle, de, del trasverso. Eh, L'intervento ha comportato un'ampia losanga cutanea come detto che ha che ha consentito la l'asportazione di tutta la cute sofferente e anche di quella eh, tumefazione. Qui vedete le immagini, non erano, le immagini non erano fatte per una presentazione, sono quelle che fa il nostro chirurgo plastico. Vedete che è stato possibile ricostruire eh, la parete posteriore, il peritoneo in, in alcuni punti è stato accidentalmente aperto e quindi a quel punto abbiamo fatto una, una um, parziale esplorazione della cavità addominale con una modesta lisi di aderenze, e poi siamo riusciti a richiudere sulla linea mediana utilizzando anche parte del tessuto fibrotico del sacco per, per procedere alla chiusura posteriore. Eh, abbiamo quindi posizionato una rete in polipropilene, un'ampia rete in polipropilene, e, eh, so sopra la, la, la fascia posteriore, come previsto nella rift stop A retromuscolare, dietro i muscoli retti. Lateralmente non è stato necessario andare, andare oltre, estendere la rift stop A perché siamo. Riusciti a chiudere sia la fascia posteriore che poi successivamente anteriormente eh, siamo riusciti a, a chiudere senza tensione eh, l'incisione, a differenza di quanto sembrerebbe da questa immagine, è un'incisione orizzontale a losanga. Il nostro chirurgo plastico è riuscito poi a, eh, a chiudere senza tensione neanche la cute. La cute in realtà era abbondante, quindi pericoli di tensione non ce n'erano. E anche il risultato estetico, eh, che non era fondamentale in una donna di 85 anni, l'importante era quello funzionale, però, anche il risultato estetico è stato direi eh, soddisfacente. Il decorso operatorio è stato normale, non ci sono state complicanze, la paziente è stata trattenuta comunque in ospedale 8 giorni. L'esame istologico di quella neoformazione ha confermato la presenza di una lesione benigna, una cisti dermoide di 8,5 cm ma nulla che potesse comportare ulteriori indicazioni e al follow-up che di sei mesi che abbiamo fatto un follow-up clinico senza esami strumentali non ci sono segni di, di recidiva e la paziente è, è asintomatica. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. E per questa eh, presentazione, eh, prima sono stato un po' eh, maleducato. Non ho chiesto ai miei eh, compagni di cordata se volevano dire qualcosa di, 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 di salute, di presentazione. Eh, comunque, eh, non so se volete dire qualcosina o procediamo. Bentornati, bentornati alla seconda puntata. Procediamo. <ride> Hai fatto già l'introduzione, più che valida. No, guarda, eh, credo che le chiacchiere prendano, se li porti via al vento. Per cui anch'io personalmente preferisco che siamo entrati subito in media res e andiamo a analizzare più gli aspetti clinici che sono più interessanti che i discorsi che noi possiamo fare. Per cui nessuna, nessuno sgarbo, eh? ci mancherebbe altro, no, no, assolutamente. Un saluto a tutti. Il padrone di casa è molto conciso, perfetto. <ride> Ciao Luca. Allora, eh, le, volevo ricordare a tutti che basta alzare la manina e potete intervenire perché, appunto, siete ammessi a questa classroom. Quindi, con possibilità di interloquire con i relatori che presentano questi casi clinici. Eh, chi vuole rompere il ghiaccio? E poi io, io lo vedo un bel caso. Un bel caso che all'inizio potrebbe risultare anche abbastanza complesso, cioè è ri sicuramente risultato complesso. I punti chiave era per esempio quel disastro cutaneo che presentava all'inizio. Quello che fatto per me è fatto benissimo che ho utilizzato il chiulico plastico. Mm, quelle sono le condizioni dove eh, preferiamo anche noi fare una losanga trasversale, anche perché così l'approccio è migliore anche per cercare di portare via tutta la cute che è danneggiata eh, e quindi e poi con quel taglio si riduce notevolmente, si scorre notevolmente il, eh, il piano cutaneo e quindi si chiude bene il, eh, di solito la cute. L'incisione cutanea è stata ampia, buona, valida e per fortuna non, non ci sono stati problemi ho uh, visto che non avete visto noi in questi casi mettiamo la prevena una, una pressione negativa perché ci garantisce almeno per i primi giorni una migliore, un migliore post operatorio di ferita, cerca di diminuire come abbiamo visto anche le complicanze. Se uh, siete stati fortunati che non avete dovuto fare una separazione di componenti perché nonostante tutto 6 cm e mezzo ma vedevo che praticamente il difetto era tutto a eh, destra, quindi c'era possibilità che eh, in realtà di poter fare una separazione di componenti. Eh, niente, gestito be perfetto, benissimo, non, non, non c'è nulla da, da dire, da obiettare. Insomma. Devo dire che il risultato è ottimale, meglio di così non si poteva avere. C'è da dire anche che, per esempio, ecco le donne... Più anziane, eh, questa più anziane tutte le persone più anziane sopra gli 80 anni hanno una lassità muscolare che permette di più l'avvicinamento della linea mediana. Quindi, molte volte in queste persone non sono come i giovani che hanno dei muscoli che si ritraggono a distanza di tempo, e quindi la facilità di effettuare una restop forse è stata facilitata. Uh, per per, per l'età del paziente, e, però insomma, si siete si stati bravi perché avete condotto bene un, un, come l'avrei condotto personalmente io. Uh, però, come tu hai già detto, potevi avere, avuto, potevi avere in quell'occasione delle de problematiche che per fortuna si sono risolte meglio al meglio dei, dei modi. Allora, Luca, vai, parla tu. Sì, in effetti credo che sia stata una scelta ottimale il tipo di incisione e eh, obiettivamente, come sempre, se le scelte sono fatte bene tutto si facilita. L'altra cosa che invece volevo chiedere è eh, sull'esplorazione della cavità addominale, che da quel che ho capito è stata di fatto fatta quasi più perché avete aperto occasionalmente il peritoneo che per principio e invece molti ritengono che per principio andrebbe fatta mm, volevo sentire un po' anche l'opinione degli altri ma personalmente l'esplorazione della cavità addominale eh, la riservo in due situazioni eh, di principio eh, quando eh, il paziente la mette a quadri subocclusivi e molto spesso i plurioperati hanno quadri subocclusivi. Ricordiamoci altresì che una adesiolisi, e qui eh, c'è un po' il vizio di noi chirurghi di estenderla oltre tutti i limiti, per cui andiamo a ripulire tutto fino al traiz, dove poi si va a vedere la parte più lunga dell'intervento è stata l'adesiolisi e non la fase ricostruttiva. Quindi secondo me è di necessità in certe situazioni, di principio la possiamo fare appunto eh, quando c'è questa situazione eh, occlusiva o subocclusiva riferita dal paziente e quindi espone il rischio poi a un reintervento per occlusione, anche se la desiolisi non è che poi eh, dia una risposta definitiva su questo problema, anzi talvolta si peggiora anche la situazione. D'altra parte, diciamo che l'adesiolisi la si fa anche per un motivo molto semplice, perché quando devi fare una component separation devi liberare i visceri dalla parete addominale, altrimenti corriamo il rischio di fare dei danni di atrogeni durante la preparazione dello spazio tra la fascia trasversalis e il muscolo trasverso, per cui sei un po' obbligato a fare una adesiolisi. Quindi da una parte la necessità di quadro occlusivo subocclusivo, dall'altro, se tu vuoi fare una component separation, secondo me è auspicabile che i visceri adesi al peritoneo parietale vengano liberati dalle loro aderenze. Non solo, ma se tu vuoi fare una component separation posteriore, una TAR, devi necessariamente accedere. Alla cavità peritoneale. Perché? Perché molto spesso nella TAR si riesce con una TAR fatta correttamente a chiudere bene la guaina posteriore dei retti, ma non la guaina anteriore. Per cui, se noi andiamo ad incidere la guaina posteriore 3-4 centimetri più lateralmente rispetto di quello che siamo abituati a farlo subito accanto alla linea alba. Questi 3-4 cm che noi abbiamo verso la linea AB, rigirandoli, facendo un tipo di flap, ci servono per chiudere la guaina anteriore. Quindi eh, quando tu apri il peritoneo, se puoi trovare delle aderenze, è naturale che tu le debba lisare. Quindi secondo me, nel posterior component separation, spesso mi capita di dover aprire la cavità peritoneale, non solo di esplorare, ma lo faccio anche proprio per guadagnare quei 3-4 cm per parte che mi permette di chiudere non solo la guaina posteriore che anche se è carente con la posterior component separation la riguadagno, ma proprio per chiudere in maniera corretta la guaina anteriore ed effettuare una riparazione anatomica con l'impianto appunto protesico e quindi garantire una... Struttura, diciamo, anatomo-funzionale eh, migliore rispetto, diciamo, a, un a Bridge. Sì, io vorrei dire due cose. Prima di tutto, sì, il, il, il problema cutaneo, perché spesso si dice bisogna, prima dell'intervento, provvedere a sistemare il problema cutaneo, eccetera. Però effettivamente la soluzione più drastica è quella radicale, cioè portare via l'acute sofferente e risolvere. Per cui, ribadisco, è un'opzione senz'altro intelligente. Volevo invece eh, ritornare un po' all'attack, eh, perché secondo me pone eh, delle... perché vedendola, effettivamente, come dicevi anche tu quando presentavi il caso, eh, la porta erniaria era piccolina, invece il sacco era eh, ben rappresentato, molto voluminoso. Vado un po' così alla, alle valutazioni che si fanno sulla TAC per vedere se per, per prevedere se è necessario o meno fare una component separation. O meno, io direi che se su questa TAC se si fossimo basati sulla volumetria, eh, molto probabilmente ci avrebbe detto che avremmo dovuto fare una separazione poster, o posteriore o anteriore a seconda della scelta perché effettivamente il volume erniario era enorme rispetto al, al volume endo-addominale. Dunque il rapporto, eh, sia come frazione o come percentuale, secondo Tanaka o Vanega, poteva essere indicativo per una component separation. Se invece guardiamo l'ultimo dato, quello di Carbonell, del rapporto dell'indice di separazione che è dato dall'ampiezza dall del, del forame erniario fratto e la somma dei due retti, mutualmente ci avrebbe detto: no, qua è sufficiente la, la RIV. Per cui ecco, l'importanza del, dello studio TAC, di vederla bene intraoperatoriamente, ancora le perplessità che secondo me derivano da, questa, da queste valutazioni radiologiche. Eh, non tanto in termini di studio della parete addominale quanto in termini di prospettiva eh, chirurgica, cioè di pianificare meglio l'intervento chirurgico. Non so cosa ne pensate anche voi. Personalmente condivido tutto. Eh, le formule matematiche non sempre si adattano alla biologia. È vero, la fisiologia si basa sulla matematica, però quando esistono molte variabili non sempre è facile trovare una formuletta magica che ti dia un risultato sempre corretto. In questo caso è vero, Tanaka eh, avrebbe spinto verso una component separation, però oggettivamente la signora, come ha detto Francesco, è una signora anziana, con una lassità dei tessuti maggiori, proprio perché la qualità del collagene non è più quella dei giovani, c'è cioè molto collagene 3 e non collagene 1, il che rende il tessuto molto cedevole. E poi oggettivamente eh, l'ipotrofia legata anche all'età dei muscoli facilita ancora più la chiusura. E la mia esperienza, devo dire, che eh, questi pazienti delle volte effettivamente non necessitano di una component separation proprio a causa della lassità ligamentosa e quindi la possibilità di confezionare una RIV senza una component separation. Quindi secondo me eh, le, le, la tecnica di Tanaka è valida, ma nei soggetti giovani, nei soggetti che hanno una ipotonia della parete va un po' dosata. Ora io invece volevo chiedere al collega, visto che oggettivamente una perdita di domicilio ci sarà quasi, non proprio, ma insomma eravamo molto vicini, ma si è preoccupato di misurare la YAP durante la, il, la ricostruzione della parete? per monitorare un'eventuale insorgenza di una sindrome compartimentale? No, la, la IAP non l'abbiamo la, misurata, però eh, la sensazione è che non ci fosse, eh, non ci fosse una grossa pressione eh, ed è il motivo per cui comunque eh, mh, siamo limitati alla RIVS. Io sinceramente non, non pensavo prima dell'intervento che sarebbe stato sufficiente una RIVS. Però poi, eh, probabilmente, per i motivi che avete detto voi di lassità, la, 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 la parete si è chiusa bene, proprio la tensione proprio non c'era, perché essendo già preparati a fare una, a fare una Tara, abbiamo fatto la rivs perché abbiamo detto proprio qui la tensione non c'è e quindi poi non abbiamo misurato la pressione endo-addominale, la paziente l'addome era assolutamente non teso anche nei giorni successivi non vi erano evidenze diciamo di un'aumentata pressione intra-addominale ecco. una cosa eh, vedo, Francesco vuole dire qualcos'altro? due cose eh, una cosa è che non sottovalutiamo mai i pazienti che fanno cortisone come che, perché aumentano fortemente l'SSI e l'SSO infatti quello che ha detto prima il dottor Taglietti è molto giusto per fortuna hanno trovato un immunologo immunologo non so chi era un consulente, sì, un immunologo, sì. un consulente che gli ha gradatamente però devo dire che anche 12,5 di eh, cortisone non è una, un dosaggio poco poi bene o male questa è una paziente che questo fenfico l'avrà avuto da sempre quindi avrà avuto un carico di cortisone e quello non è da sottovalutare anche tutte le problematiche legate all'acute e al quindi tutti questi pazienti, messaggio, tutti questi pazienti che fanno o cortisone o immunosoppressori eh, o, o farmaci antirigetto per i trapianti eccetera, sono pazienti un po' delicati, quindi bisogna stare attenti proprio sulle possibili SSI e le SSO. Poi per invece per quanto riguarda quello che dicevamo legato eh, io sono andato a vedere su in, tua indicazione l'ultimo volume diciamo, di Ernia di, di marzo 2020 dove ci sono tutti questi studi per la TAC e sono molto complessi è vero, eh, sono studi che sicuramente possono favorire e possono già eh, preallertarti su una possibile separazione anteriore, separazione di componenti però c'è anche da dire il fatto che eh, bisogna dedicarci molto tempo, non è una cosa semplice da farsi. Sicuramente quello che tu hai detto di carbo del, del, del rapporto fra le rete è una cosa abbastanza fattibile, ma ci sono anche altri, altri parametri che sono molto complessi. Eh, forse un radiologo potrebbe aiutare a queste, queste, a un, un diciamo, un radiologo che ci si dedica alla preaddominale potrebbe fare questi calcoli. Per noi sono molto complessi. È difficile anche trovare il radiologo che ti possa fare tutti questi calcoli. E poi, come ha detto Pierluigi, insomma, eh, sono dei calcoli che possono anche avere un po' il tempo che trovano. Insomma, cioè bisogna un attimo. Però, alcune due o tre cose importanti, tac, ponzamento, quelle cose classiche, bisogna sicuramente sottolineare l'importanza e farle invitare le persone sempre di più a operare i pazienti studiando. Con la TAC il paziente stesso, cosa che invece ho visto anche in altra sede che le TAC non le fanno per niente, anche per gli addomi abbastanza complessi. In effetti, io credo che formule sì, formule no, eccetera, sia veramente importante avere un piano eh, con delle opzioni alternative e quindi in un certo senso tutto lo studio precedente ci aiuta a definire quella che potrebbe essere una strada E poi dopo in effetti ci sono talmente tante variabili che non possiamo conoscerle però almeno avere uh, farci un'idea di quello che potremmo andare incontro e prepararci secondo me ci aiuta tantissimo anche perché uh, poi dopo uh, eh, abbiamo sempre delle variabili in più Uh, e quindi, in un certo senso, essere preparati è sicuramente vantaggioso. Perfetto, non vedo dall'aula mani alzate, Lucio. Vuoi dire qualcosina in chiusura? Ah, vi ringrazio de dell'opportunità che mi avete dato, e sicuramente. Eh... Importa è molto meglio, diciamo, prepararsi un intervento compresso e poi trovarselo un po' più facile, come alla fine è stato. Che, che, che non il contrario. Ecco, e qui e, e poi l'importanza um, del, della collaborazione del chirurgo plastico in questo caso è stata fondamentale, perché poi alla fine la plastica del, dell'ernia se è, è risultata, tra virgolette, una normale RIVS e la parte diciamo complessa è stata quella della dell plastica, che non è complessa per un chirurgo plastico che la fa, che la fa normalmente non in una paziente che ha queste ulcerazioni cutanee non una paziente sotto cortisone però diciamo che in questo caso la collaborazione è stata, è stata importante grazie a voi della possibilità grazie a te e passiamo allora al, al nuovo caso clinico vedo già in linea eh, ho comunque in, in partenza il, 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 i cari amici di Mantova, Luigi eh, Boccia e, e il, il Francesco di Lecce, che salutiamo, eh, sì. ci presenteranno un caso che già il titolo è, è un programma, lo, lo, lo hanno tratto un po' da, da, da un famoso libro, eh, hanno intitolato in questo caso Una storia infinita e speriamo che di riuscire a, a completarle in tempo. Allora a voi Luigi e eh, Francesco, la presentazione. Grazie mille, grazie molte dottore, è sempre gentile con noi, un caro saluto a, a tutti. E presentiamo un caso storico che si presta, pensiamo molto, sia sì, a discussione. Avanti pure, signor Ferrosi, grazie. E un caso, avanti pure. È un caso d'urgenza, è un caso eh, di un intervento notturno, è un caso in cui non sono presenti super specialisti o specialisti formati su queste situazioni difficili, ma è, è un caso che eh, capita eh, comunemente o può capitare comunemente nella vita di un ospedale eh, provinciale qual è il eh, nostro. Um, un uomo di 69 anni, un BMI di 46, un precedente infarto, diabetico, dislipidemico, portatore di eh, pacemaker. E, um, due interventi laparotomici per una eh, laparotomia pressoché totale: eh, un intervento per peritonite appendicolare eh, a 48 anni e un intervento per un mendaggio gastrico a 54. Eh, sofferente eh, di un laparocele meso. Ipogastrico mediano da circa 10 eh, anni. Avanti pure, grazie. Ricovero eh, d'urgenza eh, serale per addomattuto eh, con un parocele strozzato. Una eh, classificazione HS che vedete: M3-M4, plurimi difetti, e eh, nessun intervento precedente. Eh, un addome acuto con un quadro eh, di s2 un, quadro, un grado quindi eh, quarto secondo la classificazione VH, eh, vg eh, un attacca d'urgenza avanti pure grazie avanti, gra grazie mille vedete la difficoltà anche a mm, far mm, entrare il eh, del paziente nel tunnel della nostra TAC dell'epoca e un quadro mh, eh, di un incarceramento di anse intestinali nell'addome inferiore avanti pure grazie con un quadro di occlusione intestinale e per il grado di sofferenza del paziente per gli esami di laboratorio per il quadro clinico si decideva quindi per un intervento nella notte stessa e quindi eh, un intervento eh, chirurgico eh, con una laparotomia mediana, una prolungata lisi di aderenze, una resezione di circa 50 cm di ileo necrotico, un anastomosilio ileale laterale, toelette cavo peritoneale, prelivi per esami culturali successivamente positivi per estericchia coli dentro cocco fecale, e una chiusura eh, si decideva, e qui. Eh, vi dico quello che abbiamo fatto all'epoca, stiamo parlando di un intervento di alcuni anni fa, di un intervento che ho fatto io, eh, di un intervento in cui non era ancora presente come nostro primario il, il dottor Boccia e quindi di una cosa, mh, diciamo, eh, come eravamo eh, abituati e come potevamo fare con i nostri mezzi all'epoca, una eh, chiusura con due protesi di derma suino non crosslinkate 20x15, assemblate assieme a formare un'unica protesi di 30x20, eh, erano le uniche due protesi che avevamo in quel momento nel nostro armadio eh, di sala operatoria. Ed eravamo già fortunati all'epoca perché attorno eravamo, probabilmente con il reparto del dottor Boccia all'epoca, gli unici due reparti ad avere su un armadio con protesi eh, biologiche. E una chiusura della fascia eh, muscolare sulla linea mediana con incisioni laterali di scarico, eh, drenaggi chiusi intraperitoneali. Eh, è un granaggio sovra-protesico eh, e trasferimento in rianimazione per le gravi condizioni generali. Avanti pure, grazie. Vedete qui eh, la prima protesi eh, colorata perché avevamo cercato di usare all'inizio un'unica protesi, di risparmiare se una protesi, di usare quella, ma alla fine eh, avevamo eh, capito che con un'unica protesi non ce l'avremmo mai fatta per. Ehm, una copertura decente delle anse intestinali, per cui avevamo assemblato le due protesi assieme e poi avevamo, eh, le abbiamo eh, inserite eh, ehm, in posizione intraperitoneale, una corona di punti attorno, un discreto overlap, tenendo conto di una mh, particolare conformazione tissutale, per cui il peso del paziente, cioè la tendenza a tenere quest'addome aperto, era dovuta. A, assolutamente mi ricordo bene a un peso di moltissimi chili laterale dovuto alla ridondanza eh, laterale del grasso e della eh, cute che eh, tendeva a far rimanere eh, spalancata questa eh, ferita chirurgica. Eh, avanti pure? E quindi una degenza sin rianimazione con un rientro dopo qualche giorno nel nostro reparto. Ma in decima giornata post-operatoria un violento improvviso dolore eh, mesogastrico, segni di spiccato eh, peritonismo, taccadome d'urgenza, eh, aria libera. E anche qui gravemente sintomatico, anche qui un rapido eh, peggioramento delle condizioni eh, generali eh, in un paziente già molto eh, fragile di suo, un reintervento eh, immediato. E un riscontro di una piccola area necrotica eh, micro eh, perforata sul colon trasverso medio, poco sopra il margine eh, superiore delle nostre protesi, una scarsa contaminazione peritoneale, però indubitabilmente una micro perforazione del colon. E, mh, anche qui, d'urgenza, anche qui in un orario non eh, normale eh, esteriorizzazione del colon trasverso eh, perforato con una colostomia eh, di fortuna, un riposizionamento della eh, protesi parzialmente eh, eh, mobilizzata durante l'intervento, sempre una copertura eh, della eh, fascia muscolare, a questo punto sempre per quel motivo che vi dicevo c'è una particolare tensione più che altro di sottocute e cute. -cute nella chiusura e una paura di necrosi e poi anche la volontà di poter avere una esplorazione incompleta, però in qualche modo possibile, di quello che stava succedendo sotto. L'applicazione di una medicazione VAC, anche qui all'epoca era l'unico presidio che avevamo di questi sistemi in garasi regionale, quindi l'unico che avevamo nel nostro ospedale. Eh, senza chiusura di cute e sottocute, un ritrasferimento sì, in rianimazione. Prego, pure avanti. Eh, 14 giorni di degenza in eh, rianimazione eh, complessivi, 38 giorni di degenza ospedaliera, trasferimento presso una struttura eh, riabilitativa con eh, la nostra eh, possibilità di consulenze e di medicazioni eh, frequenti. Quindi a eh, domicilio con una VAC eh, domiciliare, sei mesi complessivi di medicazioni. A un anno, un modesto silaparocele peristomale, ma due anni dopo, decesso per complicanze eh, relative al nuovo infarto del eh, miocardio. Avanti pure. Un caso storico, un intervento chirurgico d'urgenza notturno, il nostro reparto ha un'elevata attività sì, di urgenza. Eh, avendo attorno mh, tanti ospedali, ma essendo l'unico ospedale che poi ha una guardia attiva di notte e eh, un'attività reale notturna, festiva, eh, un paziente eh, ad alto rischio, le uniche due protesi biologiche eh, disponibili, ho inserito questo grafico che era quello di un famoso articolo sì, di Carbonel del 2013, uh, una miriade di scenari clinici e in questo caso ce ne possono essere tanti, ce ne sono stati tanti e alcuni hanno determinato scelte sicuramente discutibili. Avanti pure. E quindi potevamo fare sicuramente meglio, sicuramente diversamente, potevamo fare quello che vedete scritto, sicuramente l'esperienza successiva e quello che ci ha portato il dottor Boccia dopo sicuramente ci avrebbe fatto fare delle scelte oggi diverse una maggiore esperienza, una maggiore affinità con i colleghi eh, di rianimazione, forse ci avrebbero portato a scelte eh, differenti, però all'epoca abbiamo fatto questo perché queste erano le nostre eh, le possibilità e questi erano, eh, queste erano eh, le nostre eh, disponibilità in ehm, tema di materiali. Avanti pure. Mi consola soltanto, ci consola soltanto quello che a nostra scusante parziale, in un'intervista al dottor Monegato su WebA, aveva detto il dottor Giordano: l'efficacia delle protesi biologiche non è sempre misurabile in termini di recidive, a volte ci salvano si da situazioni veramente difficili. Avanti pure. E grazie mille per l'attenzione. Bel caso. Bel caso. Eh, tu hai fatto vedere appunto una eventuale alternativa alle varie possibilità. <clears throat> Sono tutti bravi eh, con il senno di poi, no? per cui eh, devo dire che eh, avete beccato uno dei peggiori clienti. Che un chirurgo può affrontare durante le ore notturne. Un quadro di addome acuto in un obeso, eh, iperteso, cardiopatico, eh, certamente non è il miglior cliente da trattare. L'unica obiezione che, infatti, mi prendevo appunti mentre parlavi, che poi hai fatto vedere nella penultima slide, è che noi in Italia, concettualmente, non siamo tanto abituati a fare gli open abdomen. Capisco il problema, perché poi chiudere un open abdomen è complesso. Chiudere l'open abdomen in un obeso, la complessità diventa al quadrato. Però probabilmente 24-48 ore per un second look avrebbero risparmiato qualche problema al paziente e probabilmente... Noi chirurghi, però questo è un po' il senno di poi. Eh? Guarda che mi è capitato anche a me che sono tendenzialmente favorevole alla, alla parostomia, però delle volte chissà ti switcha nella mente qualche neurone e ti dice, ma no, dai, abbastanza pulito, lavato. Sì, oddio, c'è qualche rischio, ma insomma lo chiudo. Ecco, sembra strano, ma tutte le volte che l'ho detto... Poi ho riportato il paziente in sala operatoria e mi sono maledetto giorni in cui non avevo scelto di fare una laparostomia. E questo eh, credo che dovrebbe essere una condizione sine qua non in caso di contaminazione del, caso, del cavo addominale. È vero, non aveva una perforazione, quindi una peritonite stercoracea. Ma come hai trovato, appunto, c'erano delle scherichia coli, un enterococco fecalis, per cui una trasmigrazione batterica è sempre presente, specialmente nei soggetti, appunto, basi, che sono soggetti immunologicamente particolari. Quindi, l'unica obiezione che ti posso fare è quella di non aver eseguito subito la laparostomia. Poi, sai il problema delle protesi io l'ho già stressato in un precedente incontro a Montebelluna ho detto che secondo me dovrebbe esserci un'apertura da parte della nostra amministrazione e anche delle aziende che dovrebbero eh, lasciare le protesi in conto deposito perché oggettivamente sono materiali molto costosi quelli biologici ed utilizzarsi a seconda delle necessità qui probabilmente una 28 18-28 ti sarebbe servita tutta, ecco, anche più grande. Eh, però se tu vedi bene il problema di recidiva, lui l'ha avuta sulla esteriorizzazione del colon, non sulla linea mediana, perché se sei riuscito a mettere una protesi intraperitoneale e a chiudere la linea mediana, quindi hai fatto una mesh augmentation, insomma, il, il tuo obiettivo l'hai ottenuto, la linea mediana con una protesi anche se intraperitoneale credo che sia un'opzione terapeutica accettabile specialmente in questi soggetti quindi l'unica obiezione oggettiva diciamo è quella dell'open abdomen al termine del primo intervento per il resto credo che Diciamo, vi siete comportati in maniera corretta, anche la sutura l'ho vista fare appunto con un prolene, che è il filo unico che dobbiamo utilizzare nei materiali biologici. Non pensate mai di mettere materiali a rapido o a lento riassorbimento, solo materiali non riassorbibili. E facendo appunto un overlap con una sutura in continuo materiale, appunto mi sembrava in polipropilene, anche da quel punto di vista non, non ti posso fare assolutamente nessuna obiezione. Quindi, secondo me, hai fatto quello, avete fatto quello che è giusto diciamo, fare. Non, non avrei probabilmente fatto nient'altro che se non quello fosse di fare una laparostomia. Tutto qua. Se qualcun altro vuol dire, vuol dare il suo parere. Se ah, io sostanzialmente sono... concordo con te, credo che poi forse il uh, trattamento aperto avrebbe permesso di poter avere la possibilità di avere delle protesi più grosse, quindi in un certo senso avrebbe uh, risolto alcuni problemi che loro hanno poi successivamente incontrato. Uh, concordo assolutamente su tutto. Uh, io sottolineerei una cosa molto importante, quanto sono sempre più frequenti e quanto è problematico operare pazienti con BMI superiore a 45. Se, voi, se noi vediamo i lavori americani che hanno guidato a base di oltre 80.000-100.000 persone, eh, riportano che per operare persone con BMI sopra 40 hanno... Un tasso di eh, morbilità mostruosa purtroppo da noi sono un po meno evidenti ma sono sempre più presenti nei nostri ospedali quindi questa è una cosa molto importante operare questi pazienti sono pazienti molto delicati oltre che da un punto di vista di, eh, di addominale avete visto il paziente che avete presentato è un paziente disastro, disastrato da un punto di vista cardiocircolatorio quindi un paziente con morbidità già di partenza il, la cosa del, che ha detto il Pierluigi eh, tutto giusto va bene io oh, direi che in questi casi eh, affrontare il paziente fare il meno possibile e più veloce possibile è una cosa molto importante quindi giustissimo mette una protesi Uh, a chiudere il buco come abbiamo come avete fatto uh, però ecco io non sono d'accordo assolutamente cioè se devi chiudere il buco io avrei utilizzato è vero che non ce l'avete però avrei spinto l'ospedale uh, ad acquistare più protesi cross linkate rispetto a protesi non cross linkate pensate il fatto che la protesi non cross linkata ci portava dopo sei mesi, otto mesi, un anno, una, una possibile recidiva anche locale, perché veniva, eh, diciamo, eh, rimodellata prima rispetto alla prose non cross eh, Per quanto riguarda poi anche il... Eh, ecco, io non lo so obiettivamente con la seconda perforazione di colon come mi sarei comportato, nel senso che... Eh, è successo, dove è fatto un impianto di una prova di biologica con una perforazione eh, colica eh, noi personalmente l'abbiamo trattata, però questo appunto dobbiamo avere caso e caso con un drenaggio eh, radiologico per cutaneo io non so quanto poteva essere il danno che, eh, che, che avete trovato eccetera, però noi in, in un caso l'abbiamo risolto momentaneamente così, non l'abbiamo rioperato, abbiamo messo in nutrizione parenterale la paziente, però questi sono casi sporadici che bisogna trovarci prima di, 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 di fare qualche cosa. Insomma. Altre cose non, purtroppo a dimostrare, il caso è, come anche la conclusione, la dimostrazione di un paziente con BMI alto che ha questa, questa problematica di morbidità molto elevata. Questo è per dire qualche cosa. Gabriele, audio, audio. La regia che non mi dà l'audio. È un obeso con diabete cardiopatico. Io però eh, vorrei spezzare una lancia in favore del trattamento che è stato fatto a, a scapito della laparostomia, un po' provocatoria. Eh, perché tutto sommato in questo caso... Eh, stava andando bene eh, perché era arrivato in decima giornata post operatoria stava scavallando diciamo così il gran premio della montagna e eh, se non ci fosse stato quel, quel piccolo buchetto sul, sul collo molto probabilmente dettato chissà da cosa o da una speritonizzazione una scottatura chissà cosa molto probabilmente la, la scelta della chiusura senza la parostomia sarebbe stata appagante eh, per cui ecco mh, in un paziente così una laparostomia avrebbe spostato ulteriormente un grossissimo problema di chiusura. Non so se so che con questo getto un sasso nello stagno che smuoverà la discussione. Però il dato clinico era che è arrivato in decima giornata e che la parete tutto sommato teneva bene. Oh, questo è giustissimo, eh, Gabriele, è giusto quello che dici. Però vedi, allora, il problema della laparostomia eh, perché non la facciamo? Chiediamoci il motivo. Il motivo è perché siamo buoni tutti a farla, guadagniamo mezz'ora di chiusura, siamo stanchi, la lasciamo aperta, è un vantaggio, anche per il paziente fondamentalmente. Non la facciamo perché il problema è la chiusura. E, e lì credo che dobbiamo crescere da un punto di vista tecnico. Allora, la chiusura di una laparostomia in un soggetto beso, se tu l'abbandoni a se stessa, effettivamente è un problema. Però, se usi certi artifici come quello di mettere una protesi, cioè fare una temporary eh, abdominal closure tac, come è stato giustamente segnato nella penultima slide, eh, quindi suturando sulla fascia, eh, sulla, sulla linea mediana, la protesi in polipropilene, eh, che è, sarà messa sopra ad, ad una VAC therapy a ragno, certamente questo. Non ti crea problemi di deriva dei muscoli retti sulla parte laterale. Io ho notato appunto con questo sistema la chiusura poi diventa più facile anche per prima intenzione. Quindi il problema diciamo, della chiusura delle laparostomie sorge dopo dieci giorni che tu l'hai confezionata. Se tu agisci prima, sicuramente la difficoltà nella chiusura diventa marginale sempre a patto di usare certi artifici come quello di tenere vicine senza chiudere le due linee mediane del retto di destra e di sinistra, magari mettendo a brigio una protesi in polipropilene. Io lo, per esempio eh, le, tac, le TAC le faccio con il Progrip, cioè taglio in due una protesi 15-15 di Progrip e le ancoro i due frammenti, le due eh, beta sul sulla linea alba, sulla margine mediale di entrambi i muscoli retti, poi le due protesi le metto una sopra l'altra e sotto naturalmente la bacteri, la ptera, in maniera tale che la rete permette il filtraggio dei liquidi, metto la spugna sopra, quella, la spugna non protetta dalla plastica, sulle scute e devo dire che la chiusura se la fai dopo 48... Um, 72 ore al massimo anche in un obeso non è un grosso problema. Sì, devo dire che questa tecnica è molto utile nel proprio nel controllo della fascia, poi si può chiamare quella di acosta o di lepanemia, come vogliamo, uh, sicuramente nel... va utilizzata tendenzialmente quando ci si. Uh, trova in queste condizioni o si vede che il trattamento aperto va un po' per le lunghe e quindi si perdono un pochino il controllo dei margini delle fasce uh, sicuramente poi molte volte la chiusura dell'addome aperto è possibile addirittura per prima intenzione mettiamola così uh, accostando semplicemente i due margini fasciali perché tutto l'edema <coughs> diciamo legato alla fase eh, di riequilibrio del paziente eccetera, si riesce a recuperare, si riesce a recuperare magari la canalizzazione eccetera e quindi di fatto eh, riusciamo poi a chiudere buona parte dei pazienti. Francesco Luigi, siete affizionati a questo caso perché l'avete già eh, mi pare presentato una volta, molto ovviamente è un punto di, di, di riferimento, non so, un ha significato per voi, penso, qualcosa del tipo di tipo di maturazione, di cambio di tattica? Um, per, parlo io per primo, scusi perché, scusa Luigi, perché okay. lo, è, è un, un caso dove c'è tanto dentro, cioè nel senso che è un caso d'urgenza, è un caso difficile, è un caso notturno, è un caso in cui non c'è il primario disponibile che ti può dare le sue indicazioni come al mattino durante la giornata. È un caso in un'epoca in cui cominciavamo un pochettino a occuparci di questi argomenti in maniera un po' più pressante, è un caso in cui ci mancava tanto in termini di materiali, in termini di organizzazione, però è un caso dove insomma con mille limiti eh, l'idea era quella di eh, risolvere i eh, problemi di... Attaccato sia al malato di eh, fare tutto quello che era possibile fare, ehm, tenendo conto di quella che era la situazione dell'epoca e, e, e un, anche eh, di essere una specie di, auto, di autodidatti, ecco, in questo caso c'è molto di quello che è stato fatto, di quello che abbiamo fatto, di come abbiamo lavorato, ma c'è anche tanto di quello che ci mancava. Quindi siamo affezionati perché. Per presentare casi dove c'è da discutere, cioè da dire eh, gli errori, le manchevolezze, eccetera. Questo è un caso, secondo noi, che è a metà della nostra strada, e quindi un caso dove manca molto per arrivare sia alla perfezione. Posso dire che dalle vostre parole mi sembra proprio che sia stato quello che ha stimolato un po' una specie di cambiamento organizzativo. E credo che questo l'organizzazione sia un qualcosa che aiuta moltissimo in, in questi pazienti complessi perché eh, ti permette di rendere più semplice un pochino la gestione, essere meno andare incontro all'ignoto, non so come si possa dire. Quindi non so se ho colto correttamente la vostra sensazione. Sì, sì. Allora, una cosa, Gabriele, scusate, ma questa è una domanda che voglio fare io. Nella diapositiva che hanno presentato i colleghi, probabilmente alla fine c'era scritto anche: eh, fra le cose da considerare, anche la separazione di componenti. Ma secondo voi, in urgenza, in un caso così, de notte, voi la consiglieresti? Io personalmente non la consiglierei. Io direi di fare quello che hanno fatto i colleghi, limitare al massimo il, la problematica del momento e poi eventualmente pensare a un laparocele. Cioè, nel senso che praticamente il, il lavoro è l'ultimo dei problemi, secondo me, eh, del, del paziente. far uscire il paziente dall'urgenza e poi se ne parla. Voi che, che, che pensate? Sono d'accordo con te, qui è sal, salvate il soldato Ryan, è quello che, che, che importa a tirarlo vivo, fuori. E per sì. questo non sono tanto d'accordo sul drenaggio che hai fatto te, ma tu l'hai fatto, se ricordo bene, per un retto. Su un trasverso, io credo che ce l'hai lì sotto, hanno fatto benissimo a fargli una trasversostomia. Io avrei fatto uguale. Luigi, sei stato chiamato spesso in causa perché dice il dottor Francesco con l'umiltà che lo contraddistingue, diceva se me non avevo il primario a cui chiedere, ma tu avresti fatto e consigliato qualcosa di diverso? No, assolutamente. Io c'è cioè, lo scopo, è, Francesco, vabbè, lui si abbassa sempre i toni perché lui è un grosso esperto di questa materia. Io la cosa che vorrei dire è che lo scopo di mettere questi casi è quello di far capire a tante persone che noi stiamo parlando di un organo importante che è la parete addominale. Che, e quindi noi dobbiamo imparare oltre all'anatomia perché fino a qualche anno fa tanti chirurghi non consideravano questo organo così importante e quindi è molto importante capire come trattarlo sia in una situazione di urgenza sia in una situazione di elezione e credo che questi casi soprattutto per delle persone insomma che sono un po' agli inizi che abbiano un attimino visto eh, diverse metodiche debbono capire che non è così facile trattare un paziente così grave che abbia due complicazioni la complicazione della peritonite e la complicazione poi dell'organo della parete addominale quindi ovviamente si porta via prima l'uno per la vita del malato e poi l'altro quindi io credo che questi casi servono per farci discutere poi l'altra volta sia i Poni Gossetti e gli altri colleghi avevano eh, è stata una giornata credo importantissima e di crescita da parte di tutti, perché eh, noi stiamo parlando di materiali, di materiali e quindi stiamo cercando di capire, e forse non abbiamo trovato quella ideale, stiamo cercando di capire quale materiale poter inserire all'interno di questo organo della parete addominale. Quindi io credo che se noi andiamo per questa strada, cioè nella discussione, nello studio, nel cercare di indirizzare noi le case farmaceutiche che stanno spingendo molto sui materiali, però sta a noi cercare di dire questo può andar bene, questo può andar male, io credo che questi casi ci fanno discutere anche su questo aspetto. Perfetto, io volevo eh, casomai concludere il discorso, eh, riavviando però un'altra domanda. Questo è un paziente, eh, e, e purtroppo eh, lo stiamo un po' affrontando, non purtroppo, lo stiamo affrontando in un workshop che spero di pubblicare fra eh, eh, poco, in, in questo Surgical General Surgery Update, dedicato all'obesità e chirurgia di parete. cioè problemi eh, come questi, un paziente di 46 di BMI con la parocele. E qui praticamente nessuno vuole metterci le mani, perché giustamente non si può metterci le mani. Però questa filosofia di watchful waiting porta a questi disastri. Questo paziente ha rischiato di morire con la parocele. Certo. Per è paziente... difficilissimo il problema. Aveva già avuto un intervento per, per obesità, dunque è fallito. Eh, proprio. Fat... Non proprio okay. Gabriele, ha avuto un bendaggio che ha rimosso sì. per intolleranza, non è proprio una diversione. Bendaggio, sì. un bending ti fa calare 30 kg, poi il paziente si stabilizza e non va oltre. E quindi secondo me è proprio mancato qui l'aspetto, cioè lo sai bene che gli algoritmi nei pazienti obesi è prima trattare la patologia obesità con eh, tecniche diverse, ma insomma sempre una derivazione. E poi trattare la patologia di parete. E qui è mancata la prima parte e chi si trova ad affrontare la seconda oggettivamente soffre le proverbiali sette camicie. Insomma, è stata una bella eh, sofferenza. Quindi è vero, la patologia obesità viene, diciamo, misconosciuta, ma guarda, non è solo degli obesi il problema, Gabriele. Io ho visto anche pazienti non obesi, ma con delle paroscelle enormi. Perché? Perché la cultura eh, già dei medici di base, ma che vuoi, è un'ernietta e a forza di erniette poi si arriva a diventare ernie per magne con perdita di domicilio. E perché manca proprio un concetto che ormai da tanti anni il professor Negro sta diffondendo, che è quello del trattamento precoce. Eh, purtroppo questi aspetti qui dovrebbero essere... Soltanto appartenere alla, al, al remoto, alle cose, alle esperienze di quelli vecchi come noi. Io mi auguro in un futuro di non vedere più queste cose, ma che vengano trattate in maniera, diciamo, precoce. Dovremmo fare un'azione anche nei confronti dei medici di famiglia, cercare attraverso i nostri canali per. Agire proprio nelle fasi iniziali, non per nulla si sta percorrendo, iniziando a percorrere meglio eh, la, la strada della diciamo, della prevenzione già nei pazienti alla chiusura della laparotomia, ma noi dovremmo altrettanto parallelamente cercare insieme alle aziende non solo materiali più performanti, ma anche proprio di agire con una campagna promozionale sulla prevenzione. Quando uno ha un laperoscele anche di piccole dimensioni, fatemi vedere perché, perché un intervento a basso impatto, diciamo, generale dal punto di vista di dolore, di recupero, ha degli estremi benefici a lungo, a lungo termine. E, e perché l'alternativa è quello che avete visto, eh, che hanno presentato i colleghi di Mantova, che è veramente il paradigma del disastro. Capito? Benissimo. Se non ci sono altri interventi, altre osservazioni, saluterei Francesco e Luigi, li ringraziamo tantissimo. Grazie, Grazie a voi. Prossimo caso clinico. E passiamo adesso al eh, Stefano Bona, che eh, lavora, lo conoscete tutti, all'Humanitas eh, a Milano, a Rozzano. Ciao Stefano, ti vediamo in onda. Eh, ci presenta un caso clinico in cui la parocella mediano si associa a esiti di interventi urologici con cistectomia radicale, presenza... Di Nuretero, Ilio, Cutaneo sto Stomia. A te, Stefano, la parola. Grazie. Intanto, buongiorno a tutti voi. Saluto gli amici Pierluigi, Gabriele, Francesco, Luca e tutti i colleghi che sono collegati. Eh, per la verità, io vi ringrazio di avermi proposto di partecipare a questo webinar. Eh, quando. Ne eh, ho avuto l'opportunità, ho pensato di sfruttarla per sfruttare la vostra presenza, la vostra competenza per discutere di un aspetto eh, che riguarda appunto il laparoscene complesso sul quale mi sono interrogato più volte eh, in, diverse, in diverse situazioni. Eh, se siete d'accordo, io sono partito da un caso clinico non ancora trattato, per la verità, per proporvi una discussione che, se vorrete, faremo insieme e dopo eh, qualche considerazione, se mi permetterete, vi presenterei qualche immagine di casi simili di cui alcuni trattati proprio per vedere se il ragionamento deve sempre filare allo stesso modo. Ecco, questa è l'immagine, è corretto? Sì, sì, a posto. Perfetto. Perfetto. Allora, l'aspetto eh, clinico e tecnico di cui appunto volevo, volevo discutere è quello della presenza di un, di un retero ilocutano-ostomia. Ehm... Basta che riesca a farlo andare avanti. Ok. Il caso che ho preparato per la presentazione è un paziente di 67 anni che ha avuto eh, due interventi laparotomici, come vedete, una prostatectomia radicale eh, una decina d'anni fa e più recentemente una cistectomia radicale appunto con un etero-illocutanostomia, secondo Bricker. E poi ha avuto due interventi di erneoplastica inguinale per via anteriore in due tempi separati. Eh, è un. Paziente tipico per il profilo di complessità e comorbidità, eh, iperteso va bene, cardiopatia ischemica, BPCO, non forte fumatore, un'obesità uh, un borderline, quantomeno per il peso e altezza che ci ha dichiarato rientra appena appena nei criteri che di solito consideriamo di voler operare, dislipidemia e dulcera gastrica. Queste sono le immagini fotografiche della parrucchiera che data la conformazione del paziente non rendono probabilmente ragione delle vere dimensioni del sacco e, e questo è un video eh, dove il paziente esegue una manovra di ponzamento vedete si, si vede qualcosa di più ma è molto più significativa l'immagine dell'attacco che vi presento ora. Questa è eh, un'animazione che ci permette di vedere rapidamente come è conformato il laparocere e poi ci fermiamo magari insieme su qualche immagine più significativa. Vedete che se condividete, molto del sacco orniario è nascosto dall'adipe e quindi magari non si vede nel profilo dell'addome. Questa invece è la. La sequenza in ponzamento in cui si vede che ovviamente il sacco, la porta si allarga, il sacco diventa decisamente più pronunciato, soprattutto con questa componente addirittura scrotale. Tant'è che non, non avevo il dubbio visitandolo che ci fosse anche una recidiva dell'ernia, ma probabilmente tutto il sacco che va poi ad abitare lo scrotto. Eh, mi fermo un attimo su alcune immagini per. La posizione dell'uretero dell iliocutaneostomia che è praticamente attraverso il muscolo retto di destra nella, nella sua metà laterale. Eh, per vedere insieme le effettive dimensioni della porta, che nel suo diametro massimo eh, è, è di 9 cm, mentre in ponzamento più o meno allo stesso livello raggiunge circa i 12 cm, in senso longitudinale dall'ombelico al. Al pube è eh, 18 cm, c'è anche un piccolo difetto più craniale che questa immagine non prende, quali sono le considerazioni che, che farei davanti a un paziente di questo genere che ha diverse caratteristiche del paziente con addome complesso? Innanzitutto, ci siamo, sappiamo, abbiamo sentito anche Luca che venerdì scorso ha spiegato molto bene. Dobbiamo preparare questo paziente, nei limiti del possibile, però, perché sapete anche voi quanto sia difficile convincere i pazienti a modificare le loro abitudini di vita. In questo caso, la sospensione del fumo direi che sei sigarette al giorno. Se è vero che, se corrisponde al vero quello che il paziente dichiara, non sono tante, ma cercherei certamente di farlo stoppare per 30-40 giorni. Magari lo farei inquadrare dal fisiatra per una fisioterapia respiratoria. Mi sembra difficile chiedergli un calo ponderale conoscendo il personaggio, però eh, è in lista operatoria da, da, da più di sei mesi e credo che non abbia perso un etto. Per quanto riguarda la tecnica, ovviamente mh, penserei di mettere la rete nel piano retromuscolare, escludendo l'astomia se possibile dal campo operatorio per ragioni di sterilità e. Eh, valuterei in corso di intervento in base alle possibilità di avvicinamento della linea mediana e di chiusura del difetto se sulla destra eh, devo allargarmi con una component separation. Certamente non c'è un laparocere parastomale, quindi eh, in linea teorica eh, se richiudo la linea mediana potrei stare con una rete retromuscolare dietro il muscolo retto, però comunque abbiamo una zona di difetto dove dovrei anche incidere e tagliare la rete con una specie di keyhole e quindi magari conviene dare un overlap maggiore sul lato destro. E poi la scelta del materiale. Eh, se mh, in linea di massima eh, il paziente ha delle comorbidità importanti, quindi un paziente che classicamente ha il profilo di rischio per delle infezioni eh, di, di ferite, delle infezioni postoperatorie eh, quello che lo porterebbe però nel grado 3 è la presenza dello stoma, ma generalmente noi consideriamo uno stoma intestinale, eh, una colostomia o meno frequentemente un'ilostomia come rischio importante di contaminazione. In linea di massima, discutendo con i colleghi urologi, l'uretero e l'ilocutanostomia, dopo un certo tempo, Dovrebbe, essere, eh, dovrebbe avere delle urine sterili. In ogni caso cercherei ovviamente di escludere l'astomia dal campo operatorio, eventualmente si potrebbe eseguire un'orinocoltura per verificare la sterilità delle urine o avere un dato batteriologico da utilizzare nel post-operatorio. Eh, probabilmente se diciamo, mettendo una rete retromuscolare quindi davanti alla fascia anteriore dei retti, ma avete visto che. Il, la parocele arriva fino al pube, quindi in basso ho esclusivamente il piano peritoneale, se il piano posteriore sufficientemente, eh, mi dà sufficiente affidabilità, se non ho contaminazione del campo operatorio, metterei anche una rete sintetica. Evidentemente dovrei essere pronto, in caso di invece l'intervento procedesse non nella maniera ideale, a utilizzare una rete sintetica biologica o biosintetica. Voi sareste d'accordo su questo atteggiamento o vi comportereste diversamente? Grazie Stefano, anche perché ponendo così i casi dei pazienti penso che la discussione sia ancora più, 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 più viva, perché logicamente ci poni di fronte a fare delle scelte. Eh, chi vuole cominciare? Io ho cominciato prima per educazione, mi metto per ultimo, Francesco. Sì, eh, beh, certo, è molto complesso questo caso. Allora, eh, tutta la preparazione preoperatoria, secondo me, rimane sempre un cardine importante, farlo e basta. Ma il problema è un problema tecnico, naturalmente. Eh, la, uh... Scusami Francesco se ti interrompo, però anche il primo è importante. Se lui riesce a farlo dimagrire di qualche chilo, eh, infatti, adesso che il paziente, lui ha detto insomma, non è che sia dimagrito, però se riesce a dimagrire tutto il grasso che cola, no? Io ho già detto che questo è fondamentale, quindi tolto tutta quella cosa che avevamo detto l'altra volta, quindi la preparazione. Mi pare che questo fumava pure o no? Eh, eh. Sei sigarette, dice. 1 o 6 non è che ci trovo molta di, di differenza comunque insomma il problema è proprio il problema del fumo, del dimagrire del, di tutta la preparazione secondo me rimane sempre fondamentale eh, l'altro punto è che sicuramente per me bisogna escludere, escludere all'inizio eh, dell'intervento l'uritale e l'ostomia, fare l'intervento e rifare tutta la, 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 la stomia iniziale per me sì per me bisogna rifare la separazione dei componenti, rifare tutto quanto alla parete muscolare, la, la, la parete, anche perché bene o male. Questa, questa è una, un, un paziente che ha un addome pendulo. Bisogna veramente fare un uh, fissare la protesi alla sinfisi, a al Cooper, tirare su quindi completamente una, una e rifare poi l'astomia, secondo me. È. Eh, non ho capito, Francesco. Di, tu pensavi di disconnettere l'astomia? Cominciare sì. Smontare, Disconnettere e smontare, smontare tutto, perché secondo me non, non ce la fai a fare la separazione dei componenti e me mettere una, una protesi uh, limitata soltanto facendo, per esempio, la connessione a destra, come avete detto. Scusami, Francesco, se intanto ci si diverte più se uno dà contro l'altro che se tutti sono d'accordo. Io personalmente non, eh, non sono dello stesso parere. Primo, eh, perché mi sembra che l'astomia eh, sia ben confezionata da un punto di vista anatomico e nel contesto del muscolo retto. Ma se vedi bene l'attacco, si sposta verso il margine laterale. Per cui, per cui Stefano, io personalmente non toccherei l'astomia a meno che non succeda un danno iatrogeno, ma si può anche pensare di ripararla mettendo. Un pigtail nell'uretere che porta appunto una nefrostomia nella peggiore delle ipotesi, e cercherei diciamo invece di andare per via mediana, eh, di prepararmi bene la parte del ventre muscolare del retto di sinistra e quindi procedere con una component, posterior component separation a sinistra molto spinta fino alla regione lombare, in maniera tale che la mobilizzazione di sinistra ti permette di avere anche minor gioco a destra. Se a destra per presenza dell'astomia, la component separation non può essere fatta. Guadagnando sulla sinistra riesce a compensare. Oltretutto, l'astomia è abbastanza ah, bassa, Francesco. Non credo che ce la fai a, a mobilizzare. Tutto. Comunque, Francesco, l'astomia è bassa. eh? Quindi la parte del trasverso che tira oggettivamente è la parte epigastrica e mesogastrica. Poi quando arrivi eh, prima dell'ombelico, già le fibre del muscolo trasverso sono già più rarefatte, rimane soltanto una guaina che io personalmente separo a colpi di forbici, visto com'è sottile. Secondo me ce la dovresti fare. Ma buona persona, scusa. Certo. Perché secondo me nonostante la separazione tutta A, non ce la fai a portarla. Non ce la... Poi ti dico l'ultima sì. ipotesi mia. Scusate, non adesso so perché. Le freccette a sinistra, in fondo a sinistra, dovrebbero esserci delle freccette. In... In... Eccola, esatto. Eh. Ancora. Eh. Questa volevi vedere o l'animazione? No, lei... Sì, l'animazione per vedere, vedere l'astomia dove Eccola lì. Se ti riuscisse a stoppare quando arrivi all'astomia. Io credo che Francesco voglia oh, vedere. Oh Dio. Non ti preoccupare. Non non è Il bello della diretta. Non credo di riuscire a eccolo. stoppare. Eccolo, eccolo. Eh, si vede... Eh, vabbè, non ti preoccupare, dai si vede, si vede quella con il cerchio rosso, eh, degli quella con il stranier... cerchio della... rosso no, stranier... st Allora, scusami, eh, allora, se voglio... vorrei spezzare un altro, eh, diciamo un'altra lancia a favore della component questo. separation, allora. Tu lo sai, Francesco, che quando hai un laparoscele mediano ed un parastomale, tu fai l'intervento di Pauli. certo che sarebbe altro che una rive allargata lateralmente dopo eh, trasversus abdominis release, in maniera tale che la protesi eh, sopravanzi eh, lo, lo stoma, per cui l'intestino farebbe una chicane fra dove entra sopra fra la protesi e la parete, va sopra la protesi e poi esce in maniera da fare una chicana. In questa maniera lui può tranquillamente, Stefano, incidere anche il peritoneo eh, in corrispondenza, lasciandolo attaccato all'astomia, poi lo risutura e mette la protesi ancora più laterale. Quindi in teoria, secondo me, eh, non starei a toccare l'astomia. Che... Forse, secondo me, nonostante la separazione che fai a sinistra, non ce la fai a fare a, a... ricostruire la linea mediana. Ma allora... guarda, Francesco, sono 10 cent... son centimetri. Eh. Sì, non è molto largo in senso laterale. Vabbè, sono 10 centimetri. Ti farei sapere, io credo così. che una parte da, da destra ti scorra anche perché come tutta un po' tirata a destra. Secondo me riesci un po' come dice Pierluigi. Comunque, se non ce la fai a fare a fare la. Se non vuoi rimuovere l'unità di glicosomia, puoi usare un, un pezzo di, di Vikril, casomai, come codo, come, come, come ponte e poi sopra metti una protesi. Se non voglio... Scusa, mi essi metto Più che un, ah, un... Vikril, probabilmente una biologica. <ride> perché, perché... Perché... Allora, il è, è, diciamo sì, può essere un buon riparo. Ottimo è quella protesi col polipropilene. Eh, che permette, diciamo, di film eh, di polipropilene, una specie, diciamo, proprio un, un film, proprio un foglio di polipropilene che dà ancora meno aderenze. però secondo me, visto che c'è un viscere, probabilmente una protesi biologica è più, più, più adatta. Io ho operato, devo dire, diversi pazienti con uretero-iliostomia perché lavoravamo molto assieme con l'urologia del professor. Eh, eh, anche da questa attacco io non sono mai riuscito a, a, a fare un intervento se non isolando la, non staccandola isolando l'irurateria e l'irostomia cioè eh, se guardate del retto sulla linea del margine mediale del retto saranno 6 ,7 cm 7 è impossibile fare qualsiasi riparazione posteriore con solo 7 cm. Allora bisogna fare una componente, quello che facevo io, non so se sia giustissimo, comunque programmare per una separazione posteriore. Eh, bisogna stare attentissimi quando si va vicino all'ureterio all ilioclutaniastomia perché l'ileo in questi pazienti qua presenta una parete sottilissima, sì. per cui è importante sempre mettere un bel foley. Essere guidate sul foley, si, si bypassa tutto quanto il lureterio stomia che rimane come, come un fungo ah, in mezzo alla parete. E si procede posteriormente, stando attenti che posteriormente c'è un altro problema. Perché sono pazienti che hanno l'uretere posteriore che sale da dietro e che va verso questo ileo. Per cui, stiamo attenti nella mobilizzazione posteriore a non spingersi eccessivamente troppo come si fa di solito sul piano dell'Ipsoas fino ad arrivare alla colonna perché là potremmo avere dei seri problemi potremmo trovare un ureterio dislocato, bisognerebbe studiarlo bene. A quel punto io eh, le protesi sintetiche eh, con una ansa ileale sottilissima così non le puoi mettere. Dopo poco tempo hai una fistolizzazione, hai la protesi che ti va a finire dentro l'uretere ileo-cutaneo stovia. Il, il, io ho sempre usato una biologica crosslinkata eh, tagliata e che dopo switcho eh, dopo, dopo l'ureterio e il in questo caso qua, e dopo ho visto che la riparazione, per carità, dopo sono tutti i problemi della chiusura della fascia anteriore, eccetera. Ma in genere non, 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 non vedo grossi, grossi problemi. Insomma, cioè è difficile l'intervento, ma. Eh, io ho sempre seguito questa, questa tecnica. Giusto, corretta. Cioè, L'esperienza tua ha, ha una logica anche, insomma, mi sembra la soluzione migliore. Lasciare la pasticca con eh, della fascia posteriore attorno al, al tenue e continuare a proseguire a fare la component, anche se, come dicevi giustamente, c'è il rischio di trovarsi in Tu, Stefano, cosa pensavi? Eh, io non pensavo di toccare di disconnettere lastomia perché mi fa un po' paura. Okay. Nel senso, un'illostomia, una colostomia. Abbiamo tanto margine, tanto tessuto eventualmente per recuperare se gli facciamo un danno. Qua una bricker se succede qualcosa, eh, voglio dire, accorciare quell'ansa lì può essere un problema. Eh, compromettere un'anastomasi, non so, gli ureteri saranno tutti a attaccati al retroperitoneo sarà un po' in trazione quindi non so se ho tanto margine in caso di danno iatrogeno come avrei con una semplice ileostomia o colostomia di tirar via 10 centimetri e accorciarla eh, per cui pensavo di girarci intorno effettivamente come, come in tutte le situazioni poi magari nel, nel pieno dell'intervento si, si fa un planning e poi ci si trova ad affrontare delle situazioni impreviste. Abbiamo forse esaurito il tempo, ma io ragionando su questi pazienti avevo presentato questo caso, ma poi eh, avevo una foto di un altro. Questo è un laparocere più piccolo, però questo ha due uretero cutaneostomie senza lileo. Quindi, per esempio, qua già il problema. Si complica in maniera, in maniera notevole, secondo me, prima di tutto perché non abbiamo l'ileo. Perché l'uretere è più difficilmente reperibile è più fragile, ci sta tra le scatole. Sebbene questo non sia un grosso laparocero, una porta credo di 5-6 cm, sia a destra che a sinistra, e quindi insomma. Eh, anche qui il rischio di contaminazione, sempre discutendo con gli urologi, secondo loro un uretero cutaneostomia diretta non è mai sterile, è sempre contaminata e quindi eh, anche qui le considerazioni sono, cosa ne dite voi? Sono ancora, si complica ancora di più ecco la faccenda. Guarda, mi viene a mente un'ipotesi terapeutica. E se noi facessimo una sugar baker con la protesi biologica? Cioè, praticamente parietalizzi l'uretere? In lei. In, in lei. No, in lei. Eh, intraperitoneale, iPom. In... Sì, 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 sì. Capito? Sì, sì cioè, scusami, certo. Quantità, eh, praticamente, certo. Praticamente... Intraperitoneale, certo. intraperitoneale la protesi, l'uretere lo facciamo scorrere sopra. Capito? E lo paritalizzi come facciamo per le stomie gli fai una sugar baker. Questo potrebbe essere. Perché mm. questa è ancora peggio di una bricheria. È un esatto. Questo è la prima in questo caso? Come? Molto più difficile questo caso. E come no? Come no? Però io vedo come soluzione immediata, mi trovassi al tavolo operatorio, lo devo fare in urgenza, io farei una, una sugar baker. In urgenza, io questo no, paziente. Se mi trovassi ora in questo momento, Stefano, a risolvere sì. il problema, io metterei due patch abbastanza ampie di materiale biologico cross-linkato, le fisserei intraperitonealmente Basta. con punti trasfissi a tutto spessore e parietalizzerei l'uretere, Basta. Sì, questo il difetto non è grosso di quest'altro paziente, però effettivamente ho tra i piedi due ureteri che sono molto più delicati, molto più. Mm non c'è dubbio, è una bella gatta. Sistema di fissaggio, mi raccomando, beh, facendo delle micro incisioni cutanee con la lama dell'11, del bistro dell'11 e metterei con l'endoclose, eh, prima i fili di sutura sulla protesi biologica e poi li passerei con l'endoclose, capito? Perché vanno, sì, fatte, sì, fatte, sì, fatte, sì. Fatte, Non con le spirali. Ma con eh, materiali appunto non assorbibili a tutto spessore. Ricordati che le zone basse sotto il Douglas, lo diciamo per i più giovani, la guaina posteriore dei retti non c'è, per cui le, le, le TAX non si agganciano a niente, solo al muscolo, quindi si distacca rapidamente. Allora, se invece noi lo fissiamo a tutto spessore, ancorandoci sulla fascia, sulla guaina della ponerosi sull'obliquo dell esterno e quel poco che rimane dell'obbligo interno e trasverso, anche così una fascia trasversalis, possiamo dare un buon ancoraggio e quindi una buona tenuta anche se le fissiamo e le mettiamo intraperitonealmente. Vi ringrazio. No, grazie a te perché questo è veramente interessante. Se lo fai, ti pregherei di eh, fare una ripresa per vedere un po'... La difficoltà è per discuterne. Questo è un caso, secondo me. Guarda, te lo dico perché per strana coincidenza ho delle situazioni analoghe anch'io da trattare. Mi stanno arrivando dall'urologia. Non so per quali motivi, perché io non ho rapporti diretti con l'urologia di Firenze, l'universitaria, un ma cioè ho quella mia di, 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 di area. Ma tantissimi problemi di tipo di questo genere, qui, cioè eh, la parosceli parastomali su Bricker anche quelli ne diciamo, ho operato uno questa mattina ma mh, questi non hanno il laparocere parastomale questi hanno l'ureterostomia che ci intralcia nella riparazione di un laparocere mediano che se no non avrebbe nessun motivo di, di particolari complessità se non il primo che ovviamente è molto grosso ma insomma eh... ma sai Stefano potresti pensare Così ti lo dico di getto senza riflettere, ci dovrei riflettere cinque minuti. Però quando tu arrivi in quel pa il primo paziente con la breaker, tu potresti anche aprire prima dell'intestino, cioè del tenue, esce fuori, potresti aprire la fascia, la guaina posteriore dei retti, e la protesi biologica farla scorrere intraperitonealmente e fare sempre una sugar baker. Anche nel primo caso la faresti. Beh, da un certo punto di vista ci, ci semplifica la dissezione, metterla intraperitoneale, eh, però. Non è codificata, è l'intervento di e per Non vedete come girarci sempre attorno all'ansia? No, non c'è motivo. Cioè, io, io apro, incido il, il, la guaina posteriore prima la e scendo, entro nella cavità peritoneale con la, 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 la protesi biologica. E la paritalizzo anche quella. Comunque l'isolamento del dura, se il vai sul piano, non è che sia con foley dentro, non è che sia particolarmente. È un, è, una, è un foglio, è un velo di cipolla. Eh. però, lasciando un po' di, di. Dipende da quello che trovi da appiccicottivo, perché se trovi zone adese cicatriziali. Insomma, eh, fare un danno lì, ti ripeto, sì si rimedia, si mette un foley, si mette un pigtail, una nefrostomia, però insomma... Beh, lì sotto, quando gli urologi fanno la bricker, c'è l'ansana stomizzata, insomma l'ileo è tutto attaccato lì sotto. Eh. Non mi aspetto una strada facile. Però vi ringrazio. Magari rifletterò. Io, se, dove posso e se posso, la rete la metto retromuscolare nel piano, nel piano corretto. Se però... Forse in difficoltà, effettivamente. Forse più effettivamente, nel secondo caso che ha due ureteri che sono molto delicati, magari li faccio isolare dall'urologo che l'ha operato e li faccio mettere lì. E io me la cavo con un lenzuolo. Di no, ma non importa, Stefano, un lenzuolo basta eh, che ti posso dire? Un eh, attorno ai 20 centimetri, 20-25 centimetri di, di lunghezza per eh, una quindicina di larghezza, insomma. Sì, in effetti non, non c'è la parrocchia parastomare, parastomale, quindi è solo. Metti due, piacevole. Va bene, ti aspettiamo con un bel video. Va bene, no, questo è interessante. Eh, guarda, Stefano, mi raccomando, se riesci anche col telefonino, è interessante veramente. l'umanità sono ricchi, hanno riprese tutto, tutto spiano, non c'è problema. È no. <ride> uno storaro addirittura. Grazie Stefano. Grazie a voi. Grazie Stefano. Continuo ciao. a seguire. Arrivederci. Ciao, grazie. Io vi pregherei anche, penso che tutti quanti le possiate leggere. Vedete sotto, avete chat scritto, c'è cioè una chat molto interessante eh, di Marco Rovagnati. Direi intanto la leggete. Dopo, se vuoi intervenire, Marco, eh, ti diamo la voce e, e esponi un momentino eh, questo caso sempre in urgenza con una considerazione. Anzi, non so se vuoi già parlarne, Marco, se. Se, comunque se voi alza la mano e vediamo intanto ve la potete leggere e dopo la discutiamo è arrivato anche osvaldo chiara so che dopo mi pare abbia degli impegni per cui se fosse possibile no, dare la voce al professor chiara che ci dice un po come va quel paziente eh, di cui ho operato una settimana fa praticamente perché ci siamo trovati venerdì scorso ed era nella notte fra il giovedì e il venerdì allora direi alla regia se eh, riesce a dare la voce al professor Chiara. Sento un silenzio assordante. Eh, Diamo di tempo di, di arrivare, può darsi che... Osvaldo c'è, se la regia contatta Osvaldo... Abbiamo mandato l'invito. Eh ma bisogna vedere se te lo vede eccolo qualcosa. mi sentite sì, sì, certo, certo. ok grazie. perfetto ciao ragazzi grazie a voi dell'invito come al solito uh, riesco a avere uno share screen per farvi vedere due fotografie Osvaldo ce la fai a cliccare sull'immagine cioè sul sì. perché vediamo solo buio è brutto è brutto il buio e... ce la fai Ok, in fondo a sinistra. Aspetta, sì, sì, adesso. Dai, va, va. Eccoci qua. Wow, ciao, Svaldo. Ciao, come state? Tutto bene, bene. bene. Ciao. Allora, eh, bene. Eh, rapidamente, eh, per ricordarvi il caso clinico, se sentite dei disturbi, qua c'è un temporale micidiale, per cui ci sono tuoni e fulmini sopra ni guarda in tutti i sensi. Allora, questa qua è una paziente di 87 anni che in data 5 giugno è stata sottoposta a un'emicolectomia destra per una neoplasia che era perforata in parete. L'emicolectomia destra esitata in un'anastomosi laterolaterale ileocolica andata bene con canalizzazione spontanea della paziente in terza giornata e ripresa dell'alimentazione. In prossimità della dimissione, il giorno 10 di giugno, episodio di shock settico risolto con manovre rianimatorie, TAC, presenza di aria libera in parete e vi ricordate che riaprendo la linea mediana, Abbiamo trovato una fascite allora, intraperitoneale, niente, tutto a posto. Mentre invece c'era una fascite necrotizzante che interessava gran parte dei muscoli eh, retti e parte dei muscoli larghi, con un gap di circa 20 centimetri. È stata rioperata eh, dal chirurgo durante la notte il quale ha messo una rete biologica cross-linked a bridge, quindi a contatto con le anse, eh, chiudendo poi in parte la componente posteriore verso l'alto e lasciando scoperta la rete nella sua porzione inferiore. Poi abbiamo messo una VAC sovrafasciale eh, proteggendo la rete, come forse avevate indicato anche voi, con eh, un foglio di eh, polietilene eh, forato e utilizzando una VAC tipo VAC ulta, cioè con... Eh, con il lavaggio in modo a tenere ben umidificata la rete. Vi faccio vedere le immagini di stamattina. Se mi date uno share screen, non so se le vedete. No, non ancora. Devo sentire la, la regia Antonio. È possibile. Gabriele, devi, devi pigiare sul tasto verde, tasto verde sotto sulla linea sì, scura. Ok. ...e poi c'è il okay. tuo scrisce, Perfetto, ti vediamo, ti vediamo. La vedete? Sì, metti okay. a tutto schermo. Perfetto. Ok, ce l'avete? Ok, come vedete, eh, la parte superiore che era stata chiusa ha tenuto, la parte inferiore direi che c'è stata una buona evoluzione della granulazione che ha conglobato di fatto la cross-linked che si intravede solamente in questa porzione l'immagine successiva è una è un particolare vedete che abbiamo dato dei punti per eh, aumentare diciamo l'adesione del tessuto di granulazione alla crosslinked perché stranamente se vai sotto col dito non c'è una integrazione biologica della rete cioè nel senso la granulazione è proseguita sopra la rete, ma non c'è stato un incameramento della rete all'interno del tessuto di granulazione, come mi sembra sia abbastanza tipico delle cross-linked, dove la rivascolarizzazione è, è molto più lenta, però questo me lo, me lo dovete insegnare voi. Basta, queste qua sono le due immagini che ho fatto stamattina. La paziente da un punto di vista generale sta evolvendo bene, non è settica, non ha organ failure, ha continuato ad alimentarsi in questi giorni, un po' disturbata dal fatto di dover tornare quotidianamente in sala operatoria, eh, scusate, ogni 48 ore in sala operatoria. A fare la sostituzione della vacca. Ma mi sembra che l'evoluzione al momento, se non succede niente, sia abbastanza favorevole. Bene, mi pare che eh, allora dobbiamo complimentarci col tuo aiuto. Eh sì. <ride> a questo punto non gli posso dire più niente, gli no, devo no, mettere no, la Andà... seconda parte. <ride> Sicuramente eh. guferato in futuro. <ride> sì, infatti no. a questo Beh, no, punto no. non posso dire più nulla e, e devo dire che la Permacol ha fatto veramente un ottimo, un ottimo lavoro. Intanto è l'unica cross-linked che abbiamo, quindi si può citare anche il nome commerciale. Il ecco, vi chiedevo una cosa. Mm, uh, non so, succede anche a voi che il tessuto di granulazione di fatto non infiltra la rete, ci scivola sopra, ci scivola sopra, cioè non c'è la neovascolarizzazione che vediamo in una non-cross linked. È un inglobamento, ma non di fatto una, uh, una neovascolarizzazione diretta da parte del tessuto di granulazione. Quindi è un comportamento un po' intermedio, se vogliamo, tra un corpo estraneo e una biologica vera, <ride> mm? eh, con la differenza rispetto alla non biologica, alla sintetica, che in questo caso è stata tollerata in un ambiente che era sicuramente contaminato. Non mi dico i germi che avevamo di tutto e di più, avevamo uno zoo sia di gran positivi che negativi con uh, anaerobi, un enterococco molto aggressivo, uh, vancomicino resistente, per cui la paziente è sotto daptomicina, quindi uh, sta facendo daptomicina e carbapenemici, mh, per cui un'associazione abbastanza potente. Basta, io non ho altro da dirvi di, di questo caso. Un bel impasto. Un bel impatto sul tuo budget, eh, immagino, fra protesi biologica e terapia antibiotica. Osvaldo, un bel colpo, eh? Sì, eh, Pierluigi, non ci voglio pensare. Devo dire che il Covid in questa situazione ci ha aiutato, perché sono saltati di fatto tutti i budget. Io non ho fatto una discussione di budget quest'anno, non so se voi l'avete fatto. D'altro canto, il reparto è stato prima raddoppiato perché mi hanno messo una parte Covid positivo, poi dimezzato perché i Covid non ci sono più, per cui nessuno capisce più niente e va tutto un po' in uh, oh, eh. comunque, insomma, guarda, devo dire allora alcune considerazioni. Il tuo aiuto ha fatto un ottimo lavoro e i risultati lo dimostrano. Avete dimostrato come può esistere anzi come può coesistere una protesi biologica con una terapia a pressione negativa e non è facile perché guarda Osvaldo molto spesso si osserva una, uno sfibramento proprio una distruzione eh, della protesi biologica eh, quando si mette la pressione negativa quindi un'ottima gestione. Pierluigi mi era successo all'inizio quando non sapevo come trattarle adesso so che se metto il foglio di polietilene quindi come se fosse sopra le anse la vacca, il foglio di polietilene e faccio una uh, lavatura intermittente della, della spugna in modo da tenerla bella umida e utilizzo una spugna delicata, uh, qua non vi dico quale perché direi un nome commerciale nell'ambito del, del quale c'è una competizione, quindi non Vabbè. posso usare il termine, quindi comunque spugna delicata, foglio di polietilene e lavaggio Di cosa? Con cosa lavi, eh, Osvaldo? Con eh, io lavo con fisiologica, non so se è sbagliato. No, no, va bene, se ti capita usa il Pronto San che non so che cosa. Prontozan un prodotto della Brown, eh, che ha anche dello iodio, dello iodo povidone, ma in dosi basse che eh, ha il grosso vantaggio di poter essere utilizzato anche nei tessuti molli senza danno, a differenza del betadine, ma più che altro distrugge ed impedisce la creazione del biofilm. Che, che in certi casi. Comunque, Prontosan, lo chiedi? Alla farmacia è un prodotto Bayer, Bayer è un ok. È un prodotto, un prodotto diciamo, che aiuta molto nel lavaggio. Addirittura, credo che se tu hai sistemi KCI per diciamo, pressione negativa, loro lo consigliano proprio nell'istilla. Nell Purtroppo non ho sistemi KCI, sapete che qua andiamo in gare regionali. Sì. E... Dottor Liponi è correttamente nomina ditta tutta la... <ride> Infatti io sono stato, son stato attento, ma ho nominato <ride> no, no. solamente la Permacol perché è l'unica crosslinked sul mercato, per cui non c'è competizione. No, no, competiz no, hai ragione. ragione. Vedo che tu Pierluigi non hai remore. No, 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 date pazienza, io sono d'accordo con voi, però... Eh, la mia mancanza di correttezza, diciamo perché dovremmo evitare di parlare di nomi commerciali. Però io amo anche un po' le scorciatoie, no? cioè, un po' so girare gi attorno a quella ditta che ha, capito? Bisogna dare anche dei sì, messaggi. Certo, Quindi, eh, purtroppo è l'unica che ha questa possibilità la concorrenza non mi risulta e quindi io devo sì. fare. Infatti il mio, il mio lavaggio è un lavaggio homemade, artigianale. Lo quindi puoi fare pot benissimo. Lo puoi potete fare benissimo. immaginarvi con quale uh, situazione logistica organizzativa che ogni tanto uno deve andare lì e farlo, capite? Per cui insomma... Okay cioè non è una cosa automatizzata e computer controlled come quello dell'azienda che hai nominato te. comunque eh, tu puoi tranquillamente utilizzare questo ProntoSan che è l'unico che fa questo tipo di prodotto che è della, eh, no, della Bayer, della Brown B Brown sì. e lo puoi utilizzare con la Barker come fai tu, perché c'è un, un recipiente, lo colleghi a un, a un deflussore. E tu lo instilli, apri la ruzzolina, insomma, la rotellina per far passare il liquido. Sì, un... un commento da Francesco, l'espertissimo biologico su questo comportamento che per altra parte è conosciuto di non integrazione veloce. Non c'è integrazione veloce Osvaldo. Con tutta la buona volontà non c'è nemmeno la scolizzazione. C'è questo tessuto di correlazione che ti fa questa specie di... di dico ma intanto è quella che ti può aiutare a, a reggere tutta la situazione. Sì, e sì, di fatto questa... si sta chiudendo, di fatto Perfetto. si sta no, chiudendo. Mi sono, mi sono posto. Perché la porti in sala operatoria per fare queste eh. Sì, eh, è una ragione organizzativa di reparto, nei termini che da un punto di vista così semplicemente di gestione mi è molto più semplice portarle in sala operatoria piuttosto che organizzare la medicazione a letto, perché comunque sono stanze a due letti, per cui esiste quindi anche una difficoltà locale, diciamo a parlo, e gli infermieri del reparto tendenzialmente si lamentano se facciamo queste procedure in reparto per l'impegno di almeno una, se non due figure durante tutta la fase di medicazione eh, al letto della paziente. Avendo tanti pazienti e pochi infermieri, ovviamente ho necessità di stare attento anche a queste, a queste problematiche. Però eh, se la paziente fosse ad esempio in terapia intensiva o subintensiva... Dove abbiamo un rapporto medico -infermi letti infermieri, ovviamente più, più basso, cioè c'è un infermiere ogni quattro letti, ogni due letti, eh, in quel caso, eh, le medicazioni vengono nella stragrande maggioranza dei casi fatti al letto del paziente. Un'altra informazione: scusa, ma questa è una paziente che eh, normalmente si alza e si alimenta tutto quanto. Allora non si alza perché aspettiamo un maggiore diciamo, uh, consolidamento della, della parete. Ovviamente il timore che si alza e si ritrova le ansie in mano <ride> fin quando non vediamo tutto bello chiuso ce l'abbiamo. Però la paziente arriva a stare seduta nel letto e con la sua medicazione, che è una medicazione comunque occlusiva, perché è una vacca a tutti gli effetti. Eh, lei riesce a stare seduta in letto a alimentarsi, a guardare la televisione, a ricevere i parenti. Per cui non abbiamo alcun problema tra una medicazione e l'altra. Farle fare una vita sociale, ospedalizzata quasi normale. Per adesso non la facciamo ancora alzare. Va bene, mette, però, mette le gambe giù dal letto, eh, stando seduta sul bordo del letto. Bene, Osvaldo, ci sentiamo circa fra un mese e due, e ci dici come andrà a finire? D'accordo, al, che... okay. al prossimo webinar. Sì. Sto grazie a sentire mille, ancora una, per, una parte del caso. Vi ringrazio dell'invito. Ciao a tutti. Ciao, Osvaldo. Ciao. Ciao, grazie, un piacere. ciao. Grazie, allora, ciao. restiamo sempre a, al Niguarda eh, in mezzo al temporale, ma detto climatico, come diceva Osvaldo, però questa, eh, ci parla eh, c'è il dottor Morini, eh, che vediamo già, già in linea, con eh, un approccio, direi, molto, molto moderno, eh, perché in letteratura comincia a esserci tantissimo su questo argomento, cioè dell'associazione del, del trattamento preoperatorio con botulino e con pneumo peritoneo. Per agevolare la chiusura, penso, di una parruccele molto complesso. A te allora, Lorenzo, la parola. Lorenzo Morini lavora, come vedete, alla chirurgia oncologica, sempre del Liguarda, e il direttore è il dottor Ferrari. A te, Lorenzo. Sì, grazie. Eh, buonasera a tutti. Eh, e grazie appunto per l'opportunità di presentare questo caso clinico. Ritengo questa... Una bella occasione di confronto per cui ho colto con piacere l'opportunità che ci è stata data. E... Il caso che vi presento oggi è quello di una donna di 52 anni. Al momento dell'intervento chirurgico aveva un BMI di 50, eh, affetta da diverse comorbidità, oltre appunto all'obesità, una porpora trombocitopenica autoimmune per cui in terapia con desametasone 4 mg e aziatropina da 50 mg, quindi cortisone e immunosoppressore, era inoltre affetta un'ipertensione arteriosa, un OSAS in CPAP e un'intolleranza glucidica metasteroidea. Abbiamo anche calcolato con l'app SEDAR del Caronina Surgery Innovation Group il rischio di complicanze dopo l'intervento chirurgico. Noi generalmente utilizziamo, utilizziamo questo sistema più che altro con l'intento di motivare la paziente ad avere un atteggiamento eh, attivo in previsione, appunto, di un intervento chirurgico, comunque gravato da un tasso alto di complicanza, appunto, del 78%. E, mm, come precedenti chirurgici in anamnesi, riferiva una laparoloplastica laparosomica con protesi in polipropilene, un secondo intervento sempre per un'erne ombelicale recidiva. Di laparoscopia con una protesi intraperitoneale e poi una terza recidiva con una laparotomia, eh, rimozione della protesi intraperitoneale, resezione ileale per un'occlusione eh, intestinale riferita dalla paziente eh, da adesioni alla, alla protesi. Dico riferita perché non abbiamo avuto modo di. Eh, prendere visione della sua documentazione clinica che è stata operata in Romania, per cui sebbene la paziente fosse estremamente compliante eh, non abbiamo avuto modo di verificare. E inoltre ha avuto un'asportazione di un fibromoterino. Giungeva la nostra osservazione a giugno del 2018 con un BMI ancora superiore, di quasi 60, con ehm, questo, la paroscene mediano gigante, adesso vi farò vedere le immagini, con perdita di domicilio, appunto plurirecidivo, sintomatico, Fortemente sintomatico e con un'ulcera cutanea e sottocutanea secernente materiale corpuscolato. Eh, in una storia di eh, infezione di ferita laparotomica e di VAC, di posizionamento di VAC in sede di ferita, inoltre era una forte fumatrice, fumava circa 30 sigarette al giorno. E eh, questa è la TAC con cui abbiamo calcolato la volumetria. Per cui vedete come eh, il volume del sacco abbiamo calcolato essere di circa 6400 cm3, per cui sicuramente superiore del 20% rispetto al volume della cavità addominale. Il diametro trasverso era di 18 cm circa, e inoltre, come si può vedere all'immagine, un'ipotonia e un'ipotrofia muscolare eh, dei muscoli retti e dei muscoli laterali dell'addome. Queste sono le costruzioni 3D della TARP. Eh, che rendono perfettamente eh, idea del quadro che ci siamo trovati di fronte, per cui ci siamo eh, interrogati sia sul come poter chiudere in modo stension-free eh, la parete, eh, come ridurre chiaramente il tasso di complicanze postoperatoria, come ridurre il rischio elevato sicuramente di sindrome compartimentale, nonché anche. Il timing col quale seguire un intervento di in chirurgia bariatrica, perché la paziente era giunta alla nostra osservazione sia per il laparoscele, per i sintomi connessi con la laparoscele, che per un intervento di in chirurgia bariatrica. E abbiamo sottoposto quindi la paziente a una lunga preparazione operatoria, che è durata dal giugno del 2018, quando è venuta la nostra osservazione, fino al marzo di quest'anno. La paziente ha smesso di fumare sul nostro invito. È stata sottoposta a un trattamento dietetico, al posizionamento di un pallone intragastrico, ottenendo una perdita di peso di oltre 20 kg. E abbiamo poi, ehm, poi sottoposta all'iniezione di una tossina botulinica di tipo A, la D-Sport, eh, 45 giorni prima dell'intervento. Dalle immagini si vede quali sono stati i punti nei quali abbiamo iniettato la tossina botulinica. E, ehm, quindi 500 unità di, di tossina diluite in 50 millilitri di soluzione fisiologica abbiamo iniettato appunto come si vede alle immagini in 5 punti per lato nei 3 muscoli laterali dell'addome 3 eh, punti diciamo anteriormente all'ascellare anteriore tra l'ascellare anteriore e la linea emiclaveare 2 sull'ascellare media la paziente non ha, non ha avuto nessun tipo di disturbo connesso con la procedura e, ehm, abbiamo poi posizionato eh, 25 giorni prima dell'intervento, un eh, catetere eh, intraperitoneale a tre vie sulla guida di un uh, Verreson, cui abbiamo indotto un, peri un pneumo peritoneo di 2 eh, litri e eh, la paziente è stata ricoverata una notte, ha fatto il giorno dopo un RX di controllo per vedere la, la, il posizionamento corretto del catetere in, intraperitoneale, abbiamo poi dimessa. Abbiamo insufflato appunto per 25 giorni un totale di 18 litri d'aria, che sono sostanzialmente tre volte il volume del sacco erniario, che abbiamo calcolato appunto essere circa 6, 6 litri. Circa. E iniettando 500-1000 cc al giorno di aria in base alla tolleranza della paziente. Inoltre abbiamo poi nell'immediato operatorio sottoposto la paziente a una terapia antibiotica mirata su un tampone di ferita dell'ulcera cutanea che aveva, che è risultata positiva, una Morganella Morgagni, per cui l'infettivo ha dato indicazione di seguire una terapia endovena con Merrimene tre giorni prima. Ha poi applicato un unguento nasale a base di mupirocina e delle docce con la clorexidina. Gli esami eh, operatori ematici e radiologici, per quel che riguarda gli esami ematici, mostravano un'anemia sideropenica e piastrinopenia nota per la patologia di base che vi dicevo prima avere. però un buon compenso glicemico, un'emoglobina glicata sotto al 7%, e 11 nutrizionali di frogo nonché la funzionalità epatica e renale nella norma. E queste invece sono le TAC preoperatorie, quindi post tossina botulinica e, e prooperative progressive penumprinitoneum. Vediamo dalle immagini, si vede benissimo quanto spazio in cavità addominale si sia guadagnato grazie all'utilizzo del PPP, quanto anche si sia ridotto il contenuto del sacco. E anche una, si può notare un allungamento, un assottigliamento, grazie alla funzione della tossina avotonica sui muscoli laterali dell'addome, soprattutto a sinistra. E in queste immag ferme immagini lo si vede eh, chiaramente, soprattutto qua appunto a sinistra, come i muscoli si siano rispetto a qui allungati e assottigliati e appunto quanto spazio si sia guadagnato in cavità addominale. E questa è l'immagine del giorno prima dell'intervento. Vorrei farvi notare come l'ulcera che aveva cutanea si sia comunque eh, con la terapia antibiotica, e eh, le medicazioni che abbiamo fatto prima dell'intervento, comunque chiusa ehm, e non fosse più secernente. Eh, il 3 marzo, quindi poco prima dell'inscatenarsi, è stato l'ultimo intervento di in chirurgia di parete che abbiamo fatto prima del lockdown. Abbiamo chiuso in bellezza, abbiamo eseguito questo intervento, è durato 760 minuti di sleeve gastrectomy combinata con una posterior component separation con TAR associato anche a una splenectomia su indicazione dell'ematologa per via della sua porpora trombocitopenica autoimmune e un'omentectomia per ottenere un ulteriore guadagno di spazio in cavità addominale, se no aveva un grembiolo mentale veramente importante, oltre che una colicistectomia. Dall'immagine sulla sinistra si vede bene come eh, comunque la sutura del piano posteriore sia venuta in maniera eh, ottimale, prima di tensione, si vede solo un po' di eh, un'area di debolezza, una piccola soluzione di continuo sul piano posteriore lì a sinistra, eh, però tutto sommato appunto la chiusura è venuta eh, tension free, senza, una grossa, senza grosse difficoltà. Abbiamo poi posizionato una doppia protesi e, diciamo, la scelta del tipo di protesi è stata eh, decisa eh, intraoperatoriamente, perché eravamo, intanto volevamo valutare come trovo, qual è la situazione locale, perché abbiamo abolito la fistola e ha asportato semplicemente un frammento di protesi in polipropilene che era avvolto a una coccia infiammatoria, verosimilmente all'interno poteva avere anche una raccolta, ma non c'è stato spandimento di materiale, non c'era materiale corpuscolato, non, non abbiamo durante l'intervento avuto lesioni di continuo, un fuoriuscito di in materiale intestinale. Per cui, sebbene avevamo come dire, il dubbio se eh, sottoporre la paziente magari a una trattamento ponte, quindi fra una sleeve Gas e poi un trattamento della paroscele poi programmato successivamente. Abbiamo ritenuto poi eh, opportuno comunque eh, posizionare anche la protesi in PVDF. E sulla diciamo, in supporto come scaffold alla protesi in PVDF, abbiamo posizionato poi una Bayo E da 20x30. Ehm, Visto l'ipotonia e l'ipotrofia muscolare che aveva la paziente, visto comunque la debolezza del piano lì, soprattutto a sinistra, del piano posteriore, e questo è stato appunto quello che ci ha guidato in questa scelta. Eh, All'inizio noi abbiamo fatto in circa 60 eh, posterior component separation con TAR. All'inizio eravamo abbastanza rigidi sull'utilizzo della doppia protesi. Vi ho imparato da Uregna, per cui eh, usavamo sempre la doppia protesi. Adesso siamo un po' più, come dire, valutiamo di caso in caso e in casi come questo, appunto, eh, preferiamo comunque fidarci di nel diciamo, posizionare una Bayou e una PVDF. Sulla destra invece vedete il risultato finale: abbiamo fatto anche una domina plastica tirovesciata e abbiamo poi posizionato quattro drenaggi, due aspirativi nel sottocute, due preprotesici e il Blake del 19. E il decorso. Se l'attacchi in ottava giornata, che sostanzialmente eh, non mostra raccolte addominali, eh, mostra semplicemente un'inibizione delle raccolte nel sottocutaneo, soprattutto nella porzione declive, un minimo di raccolta pre-protesica, nulla di retroprotesico. E il decorso è stato comunque regolare, non ha avuto problematiche respiratorie, non ha avuto eh, dolore, il, senso, il dolore è stato ben controllato grazie al tablock intraoperatorio e all'utilizzo di un catetere peridurale. Eh, oh. Ha sviluppato una febbre in, eh, nelle giornate successive all'intervento, è stato trattato dapprima una terapia empirica e poi una terapia mirata eh, con, eh, sulla scorta delle culturali eseguite in sala operatoria. Ha poi posizionato una VAC therapy per cui per un'infezione di ferita superficiale, ne ha, ne, diciamo, in sede epigastica e sovrombelicale, e eh, in sede sovrapubica dove aveva il taglio a T appunto rovesciata. È stata poi dimessa in 39 giornata eh, senza grosse problematiche. La durata e la comunque, è stata anche influenzata dal fatto che, appunto, eravamo in pieno lockdown e quindi organizzare una VAC domiciliare. Con, venendo circa tre volte a settimana da noi in ospedale, sicuramente non era, non era facile dal punto di vista organizzativo. Basta, grazie dell'attenzione. Complimenti, perché mi pare proprio che è un bellissimo caso, è risolto anche molto bene, almeno con i risultati che abbiamo visto c'è comunque molto da discutere per l'approccio il primo peritoneo sapete non è molto molto diffuso anche se sta prendendo un po' piede ma ovviamente ci sono problemi anche organizzativi che le limitano l'applicazione anche un certo rischio mentre sempre più diffuso è il botolino ma sentiamo un po' cosa ci vogliono dire i nostri i nostri amici Francesco, comincia, vai. C'è tutto, c'è tutto. tutto, tutto il massimo si può fare in un addome complesso, per cui c'è poco da dire. Il, la cosa che, che tengo a sottolineare ancora una volta è che l'hanno dimessa in 39esima giornata, per cui praticamente questo sta a dimostrare che gli addomi complessi non sono addomi che vanno dopo 7-8 giorni a casa o 9 giorni, sono 38 giorni che bisognano, hanno bisogno di tutta una serie di problematiche di preparazioni pre, inter e post-operatorie, eh, che eh, abbiamo visto che praticamente c'è avuto, eh, avuto questa multiprofessionalità nel, nel trattare questa paziente. Una cosa che volevo sapere, che volevo così, ho visto che probabilmente avete fatto, avete usato la crema di mupirocina preoperatoria, ma naturalmente è, fatta, è stata fatta su un tampone nasale preoperatorio, presumo, sì. o è stata empiricamente, perché è giusto quando sono questi pazienti fare tamponi nasali preoperatori per vedere... E anche tamponi della ferita per vedere i, i germi. Che, quindi, voglio sapere se in questo caso l'infettivologa si è comportata empiricamente oppure ha detto no, fate tamponi. E poi, sulla base saffiro con coaureo, ha dato il trattamento. Questa è una cosa che mi interessa anche a me personalmente perché noi di base, questi pazienti complessi, facciamo di scelta i tamponi, il trattamento è in relazione a quello che viene fuori. Allora, eh, sulla ferita appunto abbiamo seguito il colturale e ha dato lei l'indicazione alla terapia eh, da ricoverata che appunto ha fatto il Merrem nei giorni precedenti. Sul tampone nasale invece è stato deciso, su sua indicazione però in modo empirico, non ha fatto il tampone nasale. Il tampone nasale. Però ecco, questo presuppone appunto che l'infettiva Naturalmente tu hai sorvolato che la... nella preparazione di questo paziente ci è dato dal nutrizionista sicuramente... Sì. Al eh, chirurgo bariatrico, eh, fino al chirurgo di parete, tutto quanto, l'infettivologo, il, 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 il rianimatore, tutto quello che c'è sul, sulla possibilità perché soltanto con un, un team professionale riesci a portare a casa. Poi tutte le metodiche che hai attuato sono metodiche ottimali. Io credo che il, il trattamento col botulino sia da fare in tutti questi pazienti. Uh, credo anche con l'hai fatto ecograficamente eco guidato sì, non si è visto, cioè si è visto soltanto il, il, il disegno ma non si è visto, non si è visto proprio l'ecografo, quello appunto è una metodica ottimale che sicuramente avete chiesto credo avete chiesto o no da parte del comitato etico l'autorizzazione allora, abbiamo chiesto l'autorizzazione del comitato etico, abbiamo fatto firmare un consenso apposito in cui la paziente appunto si prendeva responsabilità dell'utilizzo di questa metodica e abbiamo anche, come dire, associato tutto il foglio di diciamo dell'utilizzo off-label della tossina botulinica in questa appunto, occasione qui. Avete avuto problemi? No, questo te lo chiedo perché io ho i problemi sul, col comitato etico. No. Te l'ha accettato tranquillamente senza nessun problema? Sì, non abbiamo avuto problematiche da questo punto di vista. Okay. È stata una pratica appunto lunga che ha iniziato a giugno 2018, no, però, però... questo, questo te l'ho chiesto perché anche per una cosa mia, personale, perché se un comitato etico di un ospedale accetta una cosa del genere, favorisce anche gli altri comitati etici questa è una cosa sì. da ricordare e questo è molto importante dire. poi per quanto riguarda il Poneo il, il Peridoneo noi non, non lo facciamo, non l'abbiamo mai fatto però anche quella è una nuova una metodica, non nuova no, ma una metodica sicuramente eh, secondo me poco gestibile ambulatoriamente da un puntista concettuale però purtroppo, cioè no purtroppo però si fa questo sicuramente poi su quanto riguarda L'intervento che dura uh, durato 760 minuti mi trova pienamente, anzi, anche vi è andata anche troppo bene si sì, non aveva una sindrome aderenziale come ci no, si poteva aspettare. Il Pier, eh, il Pier, 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 Pierluigi Poni e Monegato sanno che praticamente noi, che quando abbiamo trattato questi pazienti, li abbiamo trattati anche eh, in due tempi: cioè, una parte demolitiva, una prima parte, un giorno portati in terapia intensiva. Notte e richiusa, eh? e notte la seconda parte, eh, facendo una, eh, la parte ricostruttiva proprio perché, bene o male, eh, sono interventi massacranti non tanto soltanto per il paziente, ma anche per i, per i chirurghi che lo fanno. Eh, ma voi vi siete alternati con chirurgo Bariatri oppure sempre una stessa equip che ha fatto tutto? Allora, ci siamo alternati. Eh, noi più giovani siamo rimasti tutto l'intervento. Il Primario, ovviamente, ha fatto la, la parte iniziale, poi, eh, la parte, diciamo, la TAR, la realtà component separation, la TAR, l'ha fatta poi una, un altro collega. Comunque, avete visto che questo, questo, questo intervento sta proprio a significare un impegno di Personale altamente qualificato e soprattutto l'impegno degli specializzanti che devono starsi devono sposare il paziente, non soltanto del primario, perché cioè il, il primario del proprio gli specializzanti che hanno una funzione attiva in questi, in, questi, in questi interventi, li seguono come diciamo, come piccoli animali, nel senso che vengono seguiti passo dopo passo per tutti e 39 giorni. Che vengono fino a che non vengono dimessi, Luca. In effetti seguivo un po' tutti questi discorsi perché, prima di tutto, veramente complimenti perché è stato un, un sforzo organizzativo di dimensioni mostruose. Secondo me, non ho esperienza, anche se vorremmo utilizzarlo al botulino. Uh, so che a Trento lo usano e questo uh, per Francesco, che uh, come si dice? Può accedere diciamo per il comitato etico il sono molto diciamo colpito dal fatto anche della preparazione da un punto di vista infettivologico che in effetti secondo me è stato estremamente vantaggioso e, ed è molto importante anche quando abbiamo presenza di reti infette, eccetera, così via, perché riduce la carica batterica che ci permette di affrontare un campo sicuramente migliore. Per il resto non posso dire niente se non uh, francamente complimenti e veramente anche, come diceva Francesco, complimenti agli specializzandi perché in, su questi pazienti il loro ruolo è fantastico. Non posso dire altro. Allora, eh, posso dire qualcosa anch'io. Al di là dei complimenti, che insomma effettivamente questo è un caso impegnativo, che dimostra che la chirurgia di parete non è assolutamente ancillare ad, altri, ad altre specialità, ad altre discipline chirurgiche. Però alcune considerazioni, ti faccio alcune domande. Innanzitutto lo pneumo. te pensa che io lo Pneumo per i Toneo lo facevo, credo anche Gabriele munegato, al ritorno dal periodo da stoppa, perché in Francia all'inizio degli anni 90, fine 80, già facevano il Goni Moreno, che per noi era una novità, e che invece loro usavano. Sia per il laparoceli, ma anche fondamentalmente per l'enne inguinale per magne. Ora ti chiedo: ma il tuo pneumo, che è correttamente eseguito, come lo gestisci il paziente ambulatorialmente? Sì. Ecco, non hai paura delle reazioni vagali legate a una distensione del peritoneo? Perché se tu metti un litro. Delle volte il dolore, il fastidio si sì, è avvertito in una fase immediata, infatti ti dice basta dottore, sento male. È capitato anche a me, però io ho visto anche pazienti che hanno avuto reazioni vagali a distanza di qualche tempo, di qualche ora. Per cui da me, quando si fa lo pneumo, raramente lo facciamo da ricoverato. Quindi volevo sentire un po' la vostra esperienza in merito. Allora, noi appunto la procedura abbiamo fatta in eh, one day surgery, nel senso è stata una notte e il giorno dopo è andata a casa. Ha fatto la procedura eh, in intubata in, in anestesia generale e, dopodiché il giorno dopo l'intervento la paziente non ha avuto nessun problema e è stata dimessa. E giornalmente veniva eh, in ambulatorio, rimanendo poi in osservazione almeno un'ora dopo la procedura e eh, Devo dire che la paziente è stata particolarmente compliante, nel senso che era lei stessa che ci diceva come eh, se tollerava un po' più o un po' meno eh, quantità d'aria all'interno dell'addome. Fortunatamente, non ha avuto a parte il dolore a distensione addominale, che soprattutto negli ultimi giorni eh, le dava qualche problema in più sulla qualità della vita però grosse problematiche non ha avuto, non ha avuto problemi di canalizzazione, non ha avuto un vomito mai, neanche una volta, ha avuto nausea un, un paio di giorni e basta, verso la fine. Per okay. cui è andata bene. Sicuramente era una, una nostra preoccupazione, però abbiamo ritenuto in un caso come questo ancora più importante forse del, del botulinum, perché veramente il problema era tutta quella quantità di anzi intestinali comunque nel sacco, e non sapevamo come riportare dentro. Senti un'altra domanda sempre sull'opneum. Ma come lo esegui l'opneum quando venivi in ambulatorio? Cioè lo insufflavi con la macchina del insomma, la pompa della laparoscopia in ambulatorio vorrei vedere come, oppure la inietti con una siringa con delle siringhe da 50 cc, quelle warlock con l'Overlock butti l'aria direttamente? Non sì. usi il filtro? Non abbiamo fatto filtro noi usiamo invece il filtro quello sai che si usa anche eh, diciamo per l'anestesia. Sì, e buttare okay. l'aria dentro anche se appunto è un'aria da una siringa, ma la siringa è sterile, ma appena tu la spiri dall'ambiente non sai cosa ci può andare dentro, quindi usare dei micro filtri è una cosa che ti consiglio fare. se Sennò c'è anche di avere un'infezione. E poi, l'ultima cosa, poi c'è altre domande eh? eh, sul pneumo, ma li fai indossare al paziente o alla paziente una pancera? Perché? Perché si dice che se tu non fai indossare un corsetto o una pancera, rischi che l'aria vada tutta nel sacco erniario e quindi ti perda un pochino d'effetto che invece è quello di aumentare il volume della cavità addominale. Quindi usi un corsetto o no? La signora usava una fascia elastica e devo dire come avete visto anche alle immagini una buona parte, una parte l'ho prima andata anche nel sacco in effetti, però sì la signora usava una fascia elastica, devo dire che è stata veramente, wow. ci ha aiutato veramente nella, nella riuscita di questa impresa. Perfetto Lorenzo. Senti, domanda sul botulino che ora sta andando di moda non solo per rifarsi i lineamenti delle donne ma anche per la nostra chirurgia. Allora, eh, la paziente non ha lamentato disturbi da uso del botulino? Guarda è una domanda un po' carogna. Eh. Allora, lei non ci ha riferito a nessun tipo di disturbo. Lo sai qual è il difetto, il, il problema che viene riferito quasi sempre quando usi il botulino? La difficoltà di evacuare. Per in effetti il torchio addominale. In effetti, i primi giorni infatti avevo avuto questo problema, abbiamo, però non avevo associato sinceramente all'utilizzo all della tossina. Non, torco, non fai torchio, quindi non aumenti la pressione addominale perché non contrae i muscoli laterali. E questo è un problema che tutti i pazienti che fanno butolino lamentano e che crea poi problemi di canalizzazione, quindi di ristagno, di meteorismo, insomma. È un problema che bisogna tenerne conto e trattarlo in conseguenza. Lo dico a te, ma lo dico anche a chi ci ascolta, che gli venisse in mente di usare il botolino, sappia che c'è questo aspetto. Ecco, l'ultima domanda, che poi è l'unica piccola critica che vi vorrei muovere, è perché non avete utilizzato una medicazione a pressione negativa? E guardate, ai miei critici, amici, Monegate e Gossetti, ho detto pressione negativa. Perché VAC è già definire una, una ditta, perché VAC è un nome brevettato. Chiaro? Quindi, perché non avete usato una medicazione a pressione negativa preventiva al termine dell'intervento in una paziente così. Non prevena. No, io stavo solo l'ho detto. Preventiva, non prevena. Preventiva, vedi, io sono ancora. Vedi, mi cazziate, io mi adeguo. In effetti, l'avevamo anche valutata questa cosa però non l'abbiamo poi applicata. Un consiglio da un vecchio mettila, specialmente quando hai pazienti eh, forti fumatori, diabetici, eh, obesi, tu riduci drasticamente l'incidenza eh, delle complicanze. Non è detto che non ci siano, ma si va su numeri a una cifra, cosa che altrimenti ti va sulle due cifre, da, dal 10 al 35-40%. Quindi portare le complicanze da una doppia cifra, attorno al 30%, portarle a un 7-8% è un bel risultato, anche in termini di costi. Noi dobbiamo fare un bilancio costi-beneficio. Una medicazione a pressione negativa ha un costo variabile a seconda dell'azienda, dipende dalle gare, dipende da mille fattori, ma costa sicuramente meno di un giorno di degenza. Il giorno di degenza al reparto costa circa, nel mio ospedale, attorno agli 840 euro al giorno. Se poi c'è da fare un trattamento antibiotico, eh, il costo aumenta drasticamente. Tant'è vero che calcolato un'infezione in sito chirurgico viene a costare, te, te, dati americani, attorno ai 30, dai 30 ai mila dollari in più. Quindi una medicazione che costa qualche decina eh, di euro, diciamo anche centinaio vai, di euro credo meriti, eh, specialmente se paragonata al rischio di pagare migliaia e migliaia di euro eh, in caso di infezione o di surgical site occurrence. Quindi, quindi pensaci di vino avanti quando fai questi, questi soggetti particolarmente impegnativi, hai fatto un lavoro splendido, con 12 ore di trattamento, poi magari scivolare su una buccia di banana, ti è andata bene, la selezione è stata limitata, ma se poi da lì parte un'infezione che attacca la protesi... Guai, eh. grazie, grazie al consiglio. Caro Lorenzo, è come se avessi superato un esame di maturità con il professor Riponi che ti faceva le domande ah, e a ah, proposito ah, mi ah. pare che hai risposto molto bene. A me, sinceramente, no, non io me ne aspettavo un'altra perché pone sempre perché la doppia protesi non l'ha fatta, vuol dire che proprio non lo volevo massacrare, no, perché se no tutte le volte lo dico, io non ci credo la doppia protesi, o metti una protesi o se no non la metti, cioè... Se ne metti due vuol dire che non ti fidi nessuno dei due, vedi che ho scatenato. <ride> io non lo questa ho devo dire che me l'aspettavo. No, no, appunto, per quello non te l'ho fatta, perché tutte le volte io sono il censore della doppia protesi, ragazzi. Come disse un chirurgo americano: non ti metti la cintura e le bretelle, o ti metti le bretelle o ti metti la cintura e i pantaloni. di solito non dici questa similitudine, comunque. La ah, fammi passare ah, questa oggi. Volevo solo chiedere dopo chiudiamo perché stiamo sforando anche la grande, mi pare che la discussione sia molto molto casi interessantissimi. La scelta della sleeve gastrectomy eh, è una scelta coraggiosa fatta insieme con questo intervento enorme e a rischio. Come l'avete maturata la condivisione perché siete arrivati a questo? Allora, intanto la paziente aveva subito in passato appunto una resezione di anse leale per un'occlusione intestinale e intraoperatoriamente poi abbiamo visto che effettivamente aveva asportato un bel tratto di ileo. Non avendo potuto vedere la sua documentazione appunto recuperata in Romania, non sapevamo cosa ci saremmo trovati perché si poteva anche discutere eventualmente sul bypass gastrico o sulla sadis rispetto alla sleeve gastrectomy quindi questo è stato il primo fattore e sul tipo di intervento condiviso dalla nostra equip bariatrica e, è stato sicuramente una cosa coraggiosa e, è vero anche noi, no, non lo voglio neanche dire per scaramanzia, non abbiamo mai avuto problemi sulla sleeve e è stata una scelta coraggiosa, ma eh, in una paziente come questa ci hanno voluti giocare tutte le cartucce tutte in una volta, che abbiamo ritenuto forse più rischioso, forse più complesso dover ritornare su un addome di quel tipo nel momento in cui comunque eh, Fortunatamente bonificando la fistola, togliendo quel frammento di protesi e non avendo fatto una lisi aderenziale mostruosa come potevamo aspettarci, non abbiamo avuto spandimento di materiale interico né di materiale eh, ascessuale, corpuscolato infetto. Ma infatti Gabriele si è capito subito, già dall'inizio della cosa, che loro erano partiti già di, per fare l'intervento in un unico tempo perché anche l'utilizzo del palloncino, tutta quella cosa là, era tutto già in partenza ben predestinato, diciamo, pre, pre, prefissato, cosa che invece sappiamo tutta la, la in letteratura che non si sa se fare primo tempo, secondo tempo o tutto insieme, anche quella lì è la problematica, però okay. complimenti sì. e bravi, veramente Ocisco. bravi. Eh. Allora, eh, la, la fortuna aiuta gli audaci. Però io personalmente non ti consiglio di rifarlo più. Sai perché? perché avete fatto un intervento bellissimo? Ti immagini c'era qualcosa che filtrava sulla traccia gastrica. Capito? E lo so Beh. che tu non hai mai avuto filtrazione, io insomma qualche cosina l'ho visto da noi, i nostri ci sono bravissimi però è e nei numeri e statistiche, no, no. Come poi ti accada, se per disgrazia questo è l'unico caso che ti, che ti capita, vanifichi 12 ore di intervento. Lo so, è una decisione molto difficile. Come dico, la, la, la fortuna aiuta gli audaci, gli audaci specialmente, poi, se sono capaci, ancora meglio. Però, ecco, bisogna che non passi il messaggio che va fatto così, ecco. perché una volta ti va bene, se ti va male una volta su dieci... Rischi di non solo di vanificare il lavoro, ma di mettere anche in pericolo la vita della paziente. Evidentemente, finiamolo una battuta: evidentemente, la restrizione leale, sindrome da malassorbimento, alla signora non gliel'aveva data perché mi sembra no, purtroppo che... no. abbastanza bene. In carne. va bene, ti ringraziamo, ah. tanti complimenti a tutto il gruppo vostro, del professor Ferrari e del Niguarda per questo bel intervento. Eh, siamo al limite dell'ora, però io procederei per chi vuole restare per sentire anche il caso del nostro uh, ospite, del nostro, di, di Luca Fattori da, da Monza, che ci ha così offerto la sua disponibilità come punto di riferimento. Eh, se, non so se un piccolo commento sulla chat avete letto tutti quanti. Eh, la facciamo dopo leggete la chat è stata inviata a tutti intanto invito Luca a presentare il caso in chiusura faremo un commento su questa chat del eh, che ci è stata inviata eh, dal, da, da, dal nostro collega adesso eh, scusate eh, Rovagnati che l'avevo detto prima allora Luca a te la parola allora vi presento questo caso di qualche anno fa è una paziente che è giunta in pronto soccorso per un dolore addominale, portatrice nota di una grossa ernia ombelicale. Non aveva nessun precedente ammestico di rilievo e non riferiva nausea né vomito. Uh, questo dolore era insorto sostanzialmente improvvisamente e, uh, come sempre accade, uh, una domenica pomeriggio. La, non aveva sostanzialmente un corrispettivo emodinamico. L'addome era in compenso uh, marcatamente disteso, dolente diffusamente, timpanico a livelli, eh, ai quadranti superiori, e con una, una reazione di difesa. Non, aveva, eh, non riferiva una temperatura. Eh, C'erano degli indici infiammatori eh, mossi, eh, ma non eh, a livelli stratosferici, aveva 15.000 bianchi, una PCR di 18, e eh, i lattati erano nella norma, come gli altri valori di laboratorio. La faceva vedere sostanzialmente un versamento libero addominale, una uh, presenza di aria libera e uh, in un sospetto soprattutto di una perforazione gastrica, uh, era stato dato il fin ma senza evidenziare alcuna uh, fuoriuscita uh, di mezzo di contrasto. La paziente è stata portata in sala operatoria e eh, si è evidenziato uno stomaco disteso, nessuna presenza di volvolo intestinale, si pensava più a una a perforazione intestinale. In compenso si è evidenziata una necrosi completa di tutta la piccola curva gastrica, la presenza di due grosse ulcere in sede eh, sostanzialmente prepilorica e ehm, sostanzialmente non avevamo dei segni di eh, danno eh, vascolare legati a eh, ischemie o cose del genere legate a un danno vascolare primitivo. Per cui sostanzialmente si è pensato che fosse stato un incarceramento dello stomaco in questa grossa ernia umbilicale e eh, avesse creato questa grossa lesione ischemica che coinvolgeva tutta la piccola curva. È stata eseguita quindi una, una strettonia totale con una ricostruzione eh, con un'ansala ru. Questa è una delle ulcere e questa è eh, quello che si può vedere purtroppo non molto della necrosi ischemica del piccolo, della piccola curva. Sconsigliando eh, l'edema di tutte le anse, eccetera, e eh, poi vedrete la fotografia, sostanzialmente si eh, è deciso di non chiudere la parete addominale. È stato poi eh, fatto appunto un trattamento aperto, eh, un secondo Luca 24 ore per rivedere anche la uh, buona vascularizzazione della, uh, delle anse uh, anastomizzate. E eh, si è proseguito poi con un uh, trattamento aperto uh, per ancora una decina di giorni fino alla chiusura. Questa è la foto uh, dove vedete il posizionamento dell'aptera e uh, quella al termine della ricostruzione con l'ansalarù, dove vedete che praticamente non c'era nessuna possibilità di poter uh, come si può dire. Uh, fa rientrare in qualche modo i visceri nel cavo addominale. Uh, successivamente appunto è stata ricostruita la parete. Uh, da un dato punto di vista um, c'era questo ampio scollamento sottocutaneo che era stato creato da questa grossa ernia umbilicale per cui uh, è stata messa appunto questa protesi uh, biologica intraperitoneale e eh, diciamo la strada, se può dire, era quasi fatta per poter fare delle fasciotomie anteriori. Um, è stato poi chiuso uh, la parete, eh, diciamo, come si possa dire, la parte cutanea uh, tranquillamente con uh, una, una pressione negativa preventiva. E eh, qua potete vedere appunto fatta in modo: noi purtroppo non abbiamo il device, eh, diciamo già pronto, un'autista commerciale, lo facciamo home made. Eh, comunque eh, i risultati sono favorevoli. E eh, quindi in un certo senso sicuramente ci sono stati una serie di problemi nella gestione di questa paziente, però mh, credo che una corretta eh, diciamo non voler risolvere tutto immediatamente proseguire con calma eccetera ha portato alla fine eh, alla risoluzione del, del problema questo è tutto grazie Luca eh, effettivamente è un caso molto particolare io non, non, non ricordo di aver visto un disastro così Gastrico, eh, colico, intestinale, eh, eh, sì, sì, in effetti con... devo dire che nessuno di noi si aspettava una lesione di questo genere. Devo dire proprio legato, cioè, non pensavo assolutamente che potesse esserci un problema di questo genere sullo stomaco e eh, il resto devo dire è stato un po forse quasi tutto, una conseguenza di questo credo che da questo indipendentemente da tutto ci fa vedere che non dobbiamo avere secondo me grossi problemi dell'uso della pressione negativa se eh, facciamo delle anastomosi e si sono ben vascularizzate eccetera e le possiamo controllare e le nascondiamo ben al di sotto e poi procedere per step nella gestione di questi ammalati se avete qualche domanda o da qualcuno luca di domande qui è un caso clinico dove effettivamente la gestione è difficile per quanto riguarda l'aspetto gastrico perché in urgenza io in vita mia Soltanto un par di volte ho trovato una situazione simile. Una volta addirittura una necrosi completa dello stomaco. Dicevo, è possibile. Per volvo, anche io non mi aspettavo una cosa del genere. Sono cose rarissime, però ecco, la saggezza di agire in due tempi, è un concetto giustissimo che dobbiamo trasmettere a quelli, a quelli più giovani. E giustamente è riparato in maniera corretta il difetto che si è presentato. Quindi Ecco, in effetti io credo che eh, si parla molto di component eh, separation, eccetera, delle volte non bisogna essere chiusi su una scelta piuttosto che sull'altra, in questo caso credo che quasi venisse naturale, cioè si era creato questo scollamento amplissimo nel sottocute dalla fascia per cui praticamente si può dire che la fascia era tutta esposta, c'era cioè questa grossa tasca e secondo me eh, il pensare di usare una rete intraperitoneale una fasciotomia anteriore per chiaramente guadagnare tessuto è stata la cosa forse più semplice che si potesse fare, ecco cioè, professor Schiara, che voleva intervenire? Solamente per uh, dirvi che mi è successa la stessa identica cosa con una necrosi gassica completa, un ragazzino di 14 anni, tetraplegico, a seguito di una partita di calcio senza un trauma evidente, se non uh, la risposta uh, di testa a una pallonata. Lui ha colpito... La Palla con la testa è caduto giù per terra e è rimasto tetraplegico. La risonanza assolutamente negativa, attacca assolutamente negativa. Poi, in un certo punto, il paziente diventa settico: intanto che è in, nella nostra unità spinale, per cui viene portato in dipartimento d'urgenza aria libera, aperto e aveva una necrosi gassica completa chissà da cosa non siamo riusciti assolutamente a capirlo, eh, con una situazione peraltro peritonitica, settica e di shock settico che ci ha impedito ovviamente qualsiasi tipo di velleità ricostruttiva one, one shot, per cui open abdomen eh, siamo riusciti dopo un open abdomen di 5-6 giorni, a richiudere la parete facendo una digiunostomia e dopo sei mesi abbiamo fatto un esofago digiuno alla RU. Ovviamente potete immaginarvi con quale difficoltà, perché nel frattempo i mesi ovviamente si erano, si erano retratti, Fortunatamente... Il ragazzino, avendo 13 anni, con tutte le patologie associate, è riuscito a recuperare, è andato a casa, adesso si alimenta normalmente. Poi, ovviamente, alla sua tetraplegia. Fortunatamente un'asia B, cioè incompleta, quindi qualcosa riesce bene o male a muovere. Adesso, a 15 anni, ci viene sempre a trovare, però insomma situazione non facilissima. L'unica cosa che è stata trovata a un esame del connettivo, perché ovviamente è stato indagato di tutto e di più, un gene che faceva pensare a una Endler Danlos, che è una malattia del connettivo che espone alla lassità dei legamenti, dei connettivi in generale, quindi a livello viscerale espone i volvoli. quindi l'ipotesi che avesse volvolato in realtà quando l'ho aperto io non era volvolato però era tutto in necrosi uno stomaco effettivamente molto mobile quindi questa qua è un'ipotesi possibile grazie osvaldo per questo interessantissimo contributo io direi se non ci sono altre domande abbiamo sforato alla grande e... Francesco, Pierluigi, se volete un po' commentare la chat, mi pare che ne abbia dato qualche spunto interessante, soprattutto è una storia clinica riportata, soprattutto sul discorso delle conoscenze e della disponibilità dei device. Praticamente è un addome acuto che è trattato, vedete, con emicolectomia, una laparostomia, doveva arrivare una protesi biologica, non è arrivata. Eh, si fa ricorso a un, un prolene per chiusura dei difetti, eh, dopo si fa una TARE chiusura del peritoneo, si mette una BOA. In poche parole, eh, la, la, il paziente è dimessa due mesi dopo. Tanto per parlare sempre del discorso degli adomi complessi, e conclude il dottor Vagnati dice, Questo per dire che nei disastri di parete è difficile dare indicazioni assolute ma credo che si debba sfruttare tutte le conoscenze e i device a disposizione. Penso che possa essere una, una partenza per qualche una conclusione, però anche... Eh, Mi sembra una no. conclusione anche a me. Infatti. Mi sembra una, una conclusione perché oggettivamente e noi cerchiamo di standardizzare, partendo dalla definizione degli addomi complessi, cerchiamo di dare una sistematicità. Assist, alla modalità di trattamento. Però certe situazioni esulano dall'esperienza o esulano da quei numeri che ci permettano di parlare di statistica significatività. E lì allora viene fuori la parte artistica di ognuno di noi e affidandosi al proprio bagaglio, proprio bagaglio delle conoscenze e alla propria esperienza si riesce a tirare fuori i pazienti anche in situazioni drammatiche. Senza seguire protocolli prestabiliti, ma questo è il bello della nostra professione. Come diceva Osvaldo, non è che ti capi tutti i giorni di trovarti una necrosi dello stomaco, però l'esperienza, le capacità. Non c'è scritto nessun libro, però cerchiamo di portarlo in porto. Naturalmente, se possibile, però, cerchiamo di lavorare secondo certe linee, che non voglio dire linee guida, ma almeno linee di comportamento, di buon comportamento, che di solito sono associate a, ad un buon risultato. Talvolta questo non è applicabile, allora ci vuole il genio e l'aspetto artistico, perché ricorda a tutti che la nostra professione è considerata un'arte a tutti gli effetti, per cui una parte artistica ci vuole e, e qui viene fuori. Bene, io direi che possiamo concludere eh, ringraziamo ancora Luca per la sua ospitalità eh, virtuale ma sempre grazie grazie. grazie Luca un Passo ringraziamento dire, in anche conclusione anche ad Antonio che ci ha seguito in tutta questa trasmissione dal punto di vista tecnico Antonio del TG Congress di Riccardo Terrosi detto Amico. Antonio la chioccia Come? Allora, Antonio la chioccia Esatto. Siamo i <ride> nostri sponsor. E i nostri sponsor appunto le, le, della Medtronic e della... Sì, eh, Valverde va a... con... e anche Flash. Salutiamo Flash anche. Come? E anche Flash. Salutiamo tutti quelli che hanno partecipato. Certo, tutti sì, i sì. partecipanti che ci hanno seguito fino adesso. Li vedo ancora eh, numerosissimi a, a vedere la nostra... Eh, questa classroom è stata una bella esperienza sia nella parte teorica sia in quest'ultima. Mi pare che i casi clinici siano stati veramente molto molto interessanti, poliedrici, e per cui ringraziamo tutti e alla prossima appuntamento. Una buona serata un buon weekend a tutti. Saluti, grazie per l'ospitalità, Luca. Ciao, grazie a, a voi, veramente grazie. Mm, veramente molto interessante.